Amiche e amici di RTV Channel, bentornati dal vostro Dictator Lawrence per questa seconda puntata, questo secondo incontro su War Thunder, Axis vs. Allies, War Thunder Event numero 2, Tunisia 1943. Buonasera a tutti, buonasera anche a Gerardo, ciao Gerry. Ciao. Mentre gli altri ragazzi si stanno coordinando e si stanno già spostando nelle due stanze predisposte per l'evento, volevo invitare anche il buon Rocca. Ciao Rocca. Ciao. Cicciolo. No, ti ho spostato su così almeno puoi aiutarci a spiegare ai nostri amici che ci seguono quali sono le regole di questo secondo appuntamento dedicato a War Thunder. Sì, dunque, le regole per questo appuntamento le abbiamo semplificate ulteriormente. Abbiamo messo un numero di spawn fisso sia per gli alleati che per l'asse, quindi 3 vite a terra e 2 vite in aria, e abbiamo deciso che l'asse comunque, per ragioni storiche, assume un ruolo difensivo, quindi spawnerà prima degli alleati e si apposterà in posizione di camperaggio, diciamo. I punti sono limitati, cioè ci saranno solo i punti C e B, non ci sarà il punto interno alla città, e all'asse sarà proibito cappare questi punti finché non sono stati cappati dagli alleati, quindi dovrà impedire agli alleati di cappare i punti C e B. Nel momento in cui questo avvenisse, a quel punto può ricapparli indietro. Quindi questo è il totale delle regole, fondamentalmente. Non c'è nient'altro. Cioè, un regolamento molto più semplificato rispetto a quello della volta scorsa. Tra l'altro, volevo anche ricordare che da oggi partiamo con la nostra iniziativa per premiare tutti coloro che decidono di partecipare ai nostri eventi, non soltanto su War Thunder, ma proprio in generale tutte le partite multiplayer che ostiamo sul nostro server e che vengono trasmesse su League RTV Channel. I giocatori
che si apprestano ad affrontare questo evento. Adesso ve li vado ad elencare, partendo dalla squadra alleati. Abbiamo Jackie, il Commi, Louis Legrand, poi il sottoscritto, il Coctator, Ugo Stiglitz, Ricky Losi, poi abbiamo Vlad l'Impollinatore, Lady Dead Elsa dei Fire, poi abbiamo il Greco e Giuseppe Cocco. Per quanto riguarda invece il team asse, quindi italiani e tedeschi, Jasbring 257, Jarl Utred, Gerardo Ita, persona malvagia alquanto papista, poi I Vote for Baraba, che è per l'appunto Rocca, Uberto, Ramaccia 96, Belisario 7 e Banano 2002. Tutti i giocatori che partecipano questa sera riceveranno 10 punti nella speciale classifica di League RTV Channel. Questi punti che cosa comportano? Vengono accumulati, più si gioca più si accumulano punti, e in tre date prefissate, che sono il 15 di dicembre, il 15 di gennaio e il 15 di febbraio, chi a questa, diciamo, a questo step avrà conseguito il maggior numero di punti riceverà un premio. I tre premi per queste tre date sommati hanno un valore superiore ai 100 euro, quindi un incentivo, un premio. Tutto sommato, il nostro modo di dire grazie a voi che ci seguite e che giocate con noi. Comunque, io direi adesso ci spostiamo nelle varie stanze. Io vi lascio con Gerardo, che gioca nell'asse. La volta scorsa su YouTube abbiamo visto gli alleati. Oggi, ovviamente, ci sono gli italiani e guarderete l'asse. Ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao. Allora, io mi sposto. Rocca, te sei asse, giusto? Sì, sì, andiamo asse. In asse. Andiamo nel nostro canale, io salgo sulla mia pappa mobile da 60 tonnellate. Buona fortuna. Eccoci qua, eccoci qua. Okay. Dunque. Allora, vorrei un tiger su il fosso e un tiger sul ponte. Io vado sul ponte. Io e te ci ci dividiamo, e due a terra vengono con me e uno va con Gerardo sul ponte. Ok, di allora io vado con Gerardo. Chi sei te? Uberto. Uberto, ciao, che veicolo hai? Panzer 4G. Ok, fai fuori il Commi, il Cromwell, e tutti i carri veloci. Il Cromwell. Perché nelle prove si è dimostrato più pericoloso dell'intero team alleati. Ti ho ucciso anch'io con lo Sherman. Sì, sì. Allora, una volta. Banano, ma te esci col caccia, vero? Sì. Grazie a Dio. Avrei voluto uscire col 108, però. Sì, ma ci condanni a morte. Però è discriminato e quindi. Esatto. È bullizzato. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Chi c'è? Andrea, se tu sì? Stai ostando la live. Sì. Ok, allora forse è meglio che mi abbassi il volume. No, ma io ti sento bene, non ti preoccupare. No, abbassalo. Ma no, perché... Sì! È meglio se lo abbasso. Ti abbasso tanto, a 65%. Ah, noi siamo su questo lato. Sì, pensavo dall'altro anche. Non me l'aspettavo. Cazzo, se non lo so. Sì, è a senso. Però qui non abbiamo i posti per camperare. Ah. Già, vabbè. Sto decollando, raga. Vabbè, ci sta. Che mi lancio, io devo lanciarmi sullo spawnato. Allora, Rocca, ma te che esce con l'H1? La terra spawna, No, scusa un attimo. Sto arrivando, mi serve un pochino più. Rocca, ma perché ti porti questo cesso? Perché sei schiantata mezza gente? Perché sono decollati in volo. Perché sono spawnati vicino al punto A? Perché siete spawnati vicino al punto A? Ho sbagliato io, arrivo. Io pure. Ragazzi, non dovevate. Mi butto giù? Vabbè, se volete posso far degli out. Vabbè, fate un passaggio sulla allora base, raga. Ciccioli? Sì, posso ritornare in base. Cioè, voglio dire, dovremmo coprire anche sto lato. Votate sì, la mia papa mobile. Allora, io sto andando in B, Gerardo e C. Ok, va bene. Allora, io dovrei essere, io mi metto qui, mi posto qui. Vuoi che ti copro il culo? Ok, ho dato lo spawn agli alleati, ho dato lo spawn agli alleati. Spawn non vuol dire che si possono muovere. Se riesci, dammi le coordinate. Sì, si possono avviarsi. I piloti, io direi che possiamo andare verso... Vedo un aereo in direzione qua. Io sto andando verso sud-ovest. Capitao, mio capitao, le posizioni specifiche? No, specifiche, ragazzi, i nostri dove sono? Io proteggo il villaggio. No, Uberto. Posizione, Gerardo. Aspetta, Uberto, vai più a destra. Hanno buttato
l'hai buttato te il gas? Sì, ho buttato io. Ok, no, più che altro guarda se mi vengono da destra. Scusate, ma gli alleati sono già in volo, Sì. E l'asse? Allora ti vado alla tua destra. Noi siamo in volo. Sì, è la mia destra, io tanto guardo sul ponte, non ti preoccupare. Più che altro se ti vengono da sinistra? Da sinistra... Te guarda entrambi, scusa. È facile. Ok, vedo gli aerei nemici, li vedete voi alle circa? Sì. Wow. Vado un colpo. Da dove? Dammi la posizione. No, è artiglieria, mi sa, è artiglieria. Nulla. Sono alle senza circa, bombe, sì, questa zona qua. Sì, ma tanto io controllo tutta la zona da qui, Vediamo se ce la faccio io. Ramaccia, te riesci a prendere culo alto? Sì. Guarda che riesco a guardare solo a destra. Solo a destra, non di più. Non ti preoccupare, tanto io vedo qui. 2500 metri, poi uno a 2000 e uno a 1500 circa. Io sto qua a camperare. Quello alto a 2007, 2008. No! Riesci a prendere... Vedo, aspetta. Sì, ho sbagliato io, aspetta. Dovrebbe essere qua più o meno. Continuiamo a salire. Stanno andando su vicino, io prendo quello medio, voi prendete quello alto. Allora, un po'. È un carro inglese. Vedete carri su C, ragazzi? Sto andando su quello alto. Due. Okay, ho sbagliato io. Sì, provo a prenderlo. Santo Dio, sono sempre... Sono tutti qua, più o meno. Son la maggior parte stanno lì? Sì, ne ho visti tre. Ok, allora, ragazzi... Lasciamo solo una persona su B. Com'è che stanno già cappando? Perché stanno sotto il ponte. Cromo è qui. Uno dietro. Arrivo. Provo a guardare se magari riesco a farne fuori uno. Bisognerebbe spaccare. Hanno catturato, quindi ora noi possiamo cappare. Sì, ora possiamo cappare. Guardarsi la mappa. Io comincio a sparare fumogeni. Così te ti puoi avvicinare senza pericolo. Più o meno, sempre meglio che niente. Cazzo, mi ha preso. Dai, nano. Banano, pinghi la posizione. Niente, mi ha battuto. Ragazzi, sto cercando di chiudere verso C per provare a ricamparlo. Quello che sta con me mi segua, quello che... Sto cercando di pushare un pochino, però non so se ci riesco più di tanto con sto carretto. Tranquilli, non perdete la vita. Rocca occhio, stai sempre angolato. Sì, sto... Adesso sto dietro una roccia. Te comunque stai lì su quella bella posizione, che gli fai paura. Io posso respawnare con l'aereo, devo aspettare. Sì, puoi respawnare subito. Puoi respawnare, stai attento. Magari side climb, almeno eviti problemi. Io non vedo l'uomo, ma non il Mark 9... Ok, Va benissimo. Mark 5, non so perché. Non li vedo dal lato destro del ponte, non ci sono. No, io uno dal lato sinistro del ponte c'è, ma non capisco. Ho visto un carro. Sì, lo vedo anch'io. C'è un Panzer, è un M4. Tu che sei più mobile, vai dritto. Mi ha rotto. Aiuto, mi ha rotto. Non posso più sparare. Ah, dall'altra parte, ok. Gli aerei possono pingare sulla mappa la loro posizione? Sì. Sono qui. Sono fuori. Dove sei? Sei Uberto questo, eh? Non è Uberto. Dov'è? Sono Pisa. Io sono qua, però sono basso, tipo 600 metri. Io sono a 2005. Mi è incendiato. Se riesci ad ammazzarlo... Non capisco dov'è. Dove sono morto io? Aspetta che c'è un altro. Solo... Un attimino. No, è uno solo. Uno solo? Allora aspetta, prima devo far fuori questo, sennò mi piglia dal lato. Ok. Ramaccia, ripinga, dove sei? Vabbè. Sto agganciando. Perché non sei salito? Devi salire da lì. Ah, ok, sei qui davanti. Ce l'hai dietro? O no? Adesso ho sparato io, ma... Ah, ok. Se vuoi io gli sono dietro. Vuoi che provo Sì. Vai. Prendilo che da cosa non muovevo più lo spritti. Comunque potete conquistare C. Sì, possiamo conquistare. B volevo dire, ma c'è B no. Perso la culatta. C'è uno dietro. Cazzo. Vabbè, io sono finito, sono morto. Ok. Ma vi stanno venendo avanti quindi. Sì. Provate a tagliarli, tagliateli. Quanti secondi allo spawn? Zero. No, potete respawnare subito, ragazzi. Potete respawnare subito. Ma perché tutti? Resta indietro. Io vedo quello che code all'incirca qua.
Lo vedete? Mi sto decollando ora. Fanculo, cannone. Vedi che stanno pushando. Cromwell. Però forse ne ho visto uno. Stanno continuando a pushare, raga. Ok, mi allontano un po', mi vedi? Addosso. C'è uno davanti a me. Aspetta. Devo riparare, se no non posso mancare. Dai, vai, non ti preoccupare. Chi è che parla con... c'è uno davanti? Già. Io. Qua. Che tal? Ah. E ti sta camperando? Due. Sta camperando? No, mi sono dovuto fermare per sistemare il cannone. Ho buttato giù. Ah, ti ha già sparato? Sì. Ah, ok. Mi sta sparando. Ma ci hai visto che ha sparato? No. Ok, sì, l'ho visto. Ragazzi, come va? Io arrivo io. Abbiamo uno qua sopra. Però non riesco a stargli dietro. Mamma mia. Riesci a fartelo? No. Mi ha pure preso. Cazzo. Ho ancora 23 fumogeni. Niente, ce l'ho dietro, accodato. Niente, sono riuscito a mandare l'attacco prima che mi ammazzasse. Ti sei colpi, ma non bene. Ce n'è un altro. Quindi posso respawnare? Sì, va. È uno dentro C. Adesso arriviamo. Ci mettiamo. Beh, sono quasi in posizione. Te cerca di camperartela un pochino. Ma ora mi sono esposto, quindi ora probabilmente muoio. Beh, dove sei? Anche io dietro. Ok. Cerco di arrivare distrutto. Il più possibile. Bravo. Ah. Ottimo. Ottimo. Io devo atterrare, ma danneggiato. Raga, mi sta attaccando dentro C. Ma sta arrivando. Sai dal lato dentro, aspetta, sai dal lato destro o sinistro? Sono dal lato sinistro. Qua. Ok, allora vado dal lato destro io. Sì, ok, lo vedo. È altissimo. Spero che mi ammazzino mentre passo. No, no, ma guardate che mi sta venendo qui, lo potete uccidere subito. No, ce n'è uno basso, Non lo vedo. Bassissimo. È qua. Potete uccidere subito, raga, Non lo vedo. Se arrivo lo Sì, ok, l'ho visto. Server umano. Oh, bene, dai, vengo anch'io, abbastanza curto. Cerca di... esatto. Senti, scendo anch'io per di qui, E niente, sono morto. Ah, yeah. Tanto adesso non si aspetta che ne arriva subito un altro. E poi appena dovrebbe ricaricare. Forse sta proprio nell'acqua lui, ragazzi. Roberto, allora dove sei te? Distrutto Vlad, mi ha fatto la coda. Cazzo. Ok, intanto ritengo la zona così. Non posso più spawnare, morto due volte. Io prima non ero lanciato, quindi ho segnato due morti, però... Cioè, sono morto solo una volta. Aspetta, che lo scrivo. Ah, fanculo. Siete già morti tre volte? No, io no, una volta, però... Garlo. C'è un Cromwell alla tua destra. Lo so che c'è un Cazzo, Cromwell. L'ho mancato! Proprio a destra? Ok, dov'è, dov'è? Qua. Aspetta. È qua, dove sono io, esattamente dove sono io. È in mezzo al ponte, no? Un attimo, che ho... Quante volte hai detto che sei morto? Ho sbagliato. Aspetta. Diego, destra un po' più. Banana una volta io. Riesci a pingarmelo sulla mappa? Chi spara da me? Io. Ho giusto un piccolo problema qui, perché ora mi spunta lo schermo. Sto piccando, artiglierei tutto. Ok, cerco di ammazzarlo. Che sono sulla. Devo tornare alla base. Aspettate. Non pushate subito. Ma dov'è? In mezzo alla sabbia, Jarl? Dove sta? Non lo so, mi hanno detto, cioè, prima ero davanti a me, poi mi hanno detto che è la mia destra, e la mia destra vuol dire dietro al nostro spawn. Gerardo, aspetta un secondo, che arriviamo tutti, ci accumuliamo e poi andiamo insieme. Io sono qui, nel senso. Qui, su C, state attenti, che c'è un Cromwell che sta arrivando da dietro, probabilmente. Esatto, chi è Spelly? Sono io. Ok, però... qui, stai attento. È lì? No, più che altro stai attento perché potrebbe cercare di venire da me, non è una cosa che vorrei. È alla mia destra addirittura. Sì, potrebbe, non lo so. È veloce, molto veloce. Faccio un giro intorno qua per vedere se lo vedo. Ecco, l'ho visto. Vai, uccidilo. È il punto che mi ha visto prima lui. Dov'è? Pinga, per favore. Allora, io continuo ad avanzare e mi porto... Fanculo. Io sono la seconda morte. Se muoio adesso non posso più respawnare. Sparaci addosso. Che fine. Ti ha sparato. No. Porca.
Belisario può riparare. Siamo 10 secondi. Aia, aia, vabbè, vabbè. È troppo forte con la roba. Mi ha fatto la colata. Jarl, vieni verso C, se no perdiamo. Io arrivo. Ho finito le vite. Quelli lanciati possono darmi. No, 40 secondi non ce la faccio. Rocca, rocca, rocca. Dove sono io? Dove sono io? Mi hanno sparato la 10. Rocca, rocca. Sto cercando. Cioè, sono troppi, sono ovunque. Devo guardarmi sia dietro che davanti. Ora ero sopra. Vabbè, io sono morto. Aspetta, io... che vedo qualcosa. Che non c'era st'artiglieria. Qui dove so io, dove so io? Vai, vai. Gli ho fatto il gunner. Ho detto da sopra. Da me ci sono due Cromwell. Fallo fuori. Non posso fare un passo. Ho visto il Cromwell sopra di me. Ok, l'avete ucciso. Io ne ho due da me. Non posso. Ce la fai a farlo, sono Rocca? Due. Sono due da grazie me. Grazie a Dio. Sono mezz'ora che sono due di qui, porca puttana. Dove stanno? E stanno girando da A. Ok, just bring it. Tu camperà dove sei adesso. Proprio fermo, immobile dove sei adesso. Okay. Io posso respawnare dove ero spawnato prima o devo respawnare per forza da voi? No, respawna dove vuoi, Jarl. Ok. No, per sapere. Io aspetto invece. Aspetta, ok, Rocca, se te stai lì io provo ad avanzare sul ponte. Diego, ho fatto ricoscere su uno Sherman. Io poi. No, uno aspetta, dall'altra parte del fiume e uno lì. Visto. Ok, ho fatto la canna. In area ci hanno stuprato? Sì, ma io l'avevo detto che ne ho uno anche a sinistra. Pensa a quella a sinistra. Non credo molto. Questo è andato. Quello sul ponte non ha la canna. Ah, yeah. Ce n'è un altro. Sì, lo vedo. Non so dov'è. Io credo di vederlo dalla visuale di Jerry. Come ha fatto a far colpo? Jarl, sei troppo angolato, se ti spara ti penetra lo scafo sotto, di lato. Forse lo so, prendi, però... Uno te lo tolgo. Vabbè. Ok, ho fatto il breach. Quello è il problema. Ho fatto la canna. Uno ucciso. Ottimo. Quello qui non capisco che voglia. Vuoi che ti venga a dare la mano? Ma no, più che altro vorrei capire che cazzo. Ok, potete fare. Cappare B, ragazzi, Cazzo. Chi è che ha trappato lì? Loro. Ma da quanto? Che non ho visto. Da poco. Merda, allora devo girare. Just bring it, se vuoi prenderla te... Sì, sì. Però devo... Bersaglio integro su uno Sherman! Vabbè, a parte che l'ho preso malissimo, però. Certo che se lui sapesse che non lo ma posso morto, prendere da uno l'altro. No. Porca puttana. Il P108 è una garanzia. Comunque io l'avevo detto che in Mark 9 c'è 40 metri al secondo. Sì, Mark 9 sono... Però vabbè. Non riuscivo a prenderlo. Io mi sparo. Oh. Chi spara con la torretta? C'è uno Sherman. Sono tre. Lo so, Gerà, ma io sto riparando. Bounza, tu bounza. Prega nel dio del bounce. Piegati un po' a sinistra, Gerardo. Cosa? Con lo scafo mettiti più a sinistra. Ecco, così. Così non dovrebbero neanche penetrarti. Adesso fermo e ripara. Ok, Ugo è andato. No, merda! Cazzo! Ce l'ho quasi fatto! Dopo vi devo mandare... Whitman e Nispel. Allora, spam. Dai che quasi riparato. A B non siamo riusciti. Vabbè, però l'abbiamo decappato. No, stanno ricappando loro. Ti becca il culo. Io non posso... Però loro, ragazzi, hanno quasi finito gli spawn, Anch'io l'ho finito lo spawn. No, in teoria sono morti tutti. Ma i carri possono avere 4 spawn. Ce n'è uno su... No, possono spawnare 3 volte in totale. Quindi possono morire 3 volte, sostanzialmente. Lui era già morto. Aia! Cosa? Mi hanno fatto la culata. Sta Cromwell qui che... Da dove? Contro davanti, non lo so. Oppure ce n'è uno sotto il fiume. Non ho idea. Dietro di te, mi sa. Non lo so, aspetta. Mi ha fatto... Potrebbe... Forse era l'artiglieria.
No, non credo, è stato un colpo singolo. Subi, comunque. Io mi li riparo, boh. Scusate, chi è Barabba? Sono io. Ok, parte il nome figo. Sto cercando di capire sì, dove c'è. Porco dietro, ce n'è uno dietro che sta arrivando. Dietro cosa? Devi... gira, no, ora sei il... gira ora sei. Sì, però che cazzo? Come... dietro di me? Sì, sì, dietro di te. Rocca, aspetta, aspetta, allora aspetta. Ah, Rocca, ok. Jarl, non ce l'hai fatta tu? Mi sta, mi ha spunchillato. Ma io come, come spectator posso molto parlare oppure... Aia, no, 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 no! Che cazzo hai fatto, se... Ma c'è la sinistra, c'è la destra, 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 tre, 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 tre. Ma chi? Ma chi dici? No, oh, mia, mia. Grazie. Gerardo, Gerardo. Ah, dimmi. Hai visto? Davanti a te, Gerardo. Ma sì, tanto non ti fai andare davanti. No, no, ma era dietro di me. Aspetta, dov'è? Non ho la culatta, io ce n'ho uno davanti. Gerardo, c'è uno sta, arrivo, uno arrivo, sta arrivo qua e uno sta davanti a me, e uno sta sulla mia posizione. Angolati più a destra. Sì, ma devo rispondere, devo bounzare tutti i colpi, anche di questo qui. Beh, che ora spunto fuori, dai, dai! Dai, motore! Eccolo. Attimi di panico. No, per un attimo. Ho sparato la visiera. Ho perso anch'io il pilota, bene. Sì, vabbè, ma ragazzi, io hai uno là e poi anche uno a destra. Allora, livello spitti. Ecco. Comunque io l'ho detto che il Mark no, vabbè. Poi niente. Io non mi posso muovere dallo spawn, ragazzi. Non so come fare. No, stavo per sparare, vabbè. Ah, cavolo, se sapevo venivo, se sapevo che eri ancora vivo, spawnavo da te. No, vabbè, non ti preoccupare. Quanti è finita perché ora cappano C. Ok. Vabbè. Ma comunque secondo me sono un po' sbilanciate, dovrebbero dare. Guarda, secondo me invece sono state è abbastanza, cioè è stata dura secondo me sta battaglia. Per gli alleati. Terra sì. Secondo me terra, sì, terra sì. Ma terra sarà una mia. Rocca, ma se esci col Tiger E? Ma guarda che non c'entra niente, cioè no, lo so, ma sono piccole cose. Dai, insomma, ora proviamo a far fuori C. Ma non ce l'ho, non ce l'ho. Ah, ok. Cioè ce l'ho, basta. Quello non lo so. Vabbè che va bene, non cambia niente. Non un modello all'altro. Ne hai uno sopra, hai un aereo sopra. Ma non so quanto distante. Ma il problema non era io. No, adesso lo so, stavo uccidendo. È finita, purtroppo. Vabbè, sì. No, come... cambio di aereo, uso il G2. G2 troop. Ma secondo me ci serve un aereo in più in cielo, perché sennò siamo sbilanciati. Sì. Se volete, se qualcuno... Non lo concederanno mai, mai. Sì, ma devi capire, cioè... C'è scritto sulle statistiche degli aerei, sono completamente sbagliate. Infatti c'è scritto che il Mark 9 climba a 22-23 metri al secondo. Io l'ho provato, ci ho fatto qualche partita, fino a 3000 metri, quasi 4000. Climbava 40 metri al secondo. Sì, però che due coglioni, si è spostato di 10 metri quel tizio quando gli avete detto uno sponchino. Cioè, io vi dico che sono... Lo spone mi ha praticamente ucciso. Dobbiamo sand climbare, è l'unica, perché... Cioè, se ingaggiamo a parità adeguata ce lo apro. Cioè, va bene tutto, però. Che cazzo. Io non so, una tecnica la devo fare. Ma nel momento stesso in cui allora dov'è Rock? Non aspetta, devo dire nulla. La base aerea però. Sì. È stato il Commi a sponchillare fermo. Ah, bella, complimenti, bella. Si fa il secondo round. Rocca. Sì. Ma per gli aerei quando io arrivo a tre morti scritte non posso più spawnare, giusto? No, è tre morti. Allora no, scusate. No, i carri hanno tre morti, gli aerei ne hanno due. Io ne avevo tre perché ho fatto jailout evitano. E allora sì, però è giusto chiedere. Ma perciò alla fine aiuta. Chiediamo attenzione, viene deck. Viene deck? Deck se non è un'offerta meme, nel senso che
Se vuoi venire sul serio, io faccio scendere Rocca e sento se può. Aspetta, ve lo so direttamente. Ma non aveva installato il gioco. Rocca, si è offerto deck di venire col 101. Col 109. Col 100. Ok, allora sì, digli di sì. Ma deck non aveva disinstallato. Quello allora l'ho installato. Però bisogna dirlo agli altri. Certo, bisogna vedere se va bene. Se Loris va bene, boh. Bisogna chiedere un attimo. Certo. Fatto che, raga, dopo siete 4 contro 3 in aria. A parte no, mi sa che nei commenti ha detto no, quindi nulla. No, Dictator non vuole, mi sa. No. Ma no, ma ci sono. Loro hanno tutti Spitfire Mark 9. Sì. Sì. No, aspetta, no, hanno due Spitfire Mark 9 e un altro aereo. Non potrebbe essere un Mark 9 o un Mark 5 o l'altro aereo. Magari, non so, forse i 205 li outrunnano in velocità. Non lo so, pensate un attimo. No, il Mark 9, no. Mark 9 claima di più. Quindi c'è col 105, almeno avere un parità di 205. Quota, comunque, essendo più veloce, il 205 te la puoi gestire, però il Mark 9 claima stra di più. Quindi sì, non... Ok, però il discorso è come quando incontri i giapponesi con gli americani o con i russi. Loro sono più in alto di te. Hanno i primi 2-3 dive... a disposizione, dopo 2-3 dive hanno perso tutta la velocità e sono... Sì, arrivano alla stessa velocità e a quel punto sono più agili e te l'avranno comunque. Sono più agili, Pensano così, loro dopo 2-3 dive hanno annientato il nostro team. Questo è il problema. Raga, se non volate molto, molto, diciamo, vicini, fate un po' furball, come si dice, no? Così vanno dietro tutti e li uccidono uno dopo l'altro. No, così si vanno... Conto che c'era un Mark 9 che era 600 metri sopra di noi, quindi... Non so, decidete, raga. Raga, secondo me serve un'esca. Nel senso, due climbano e uno resta ad una quota più bassa? Io resto basso. No, ma lo vedono, cioè vedono che solo uno e dicono no, aspettiamo per gli altri. No, attacchiamo gli altri e poi inculiamo se l'ultimo. Appunto. Cioè, anche un po' ovvia come... se no, quello che resta basso... Però dobbiamo riorganizzarci per non essere accerchiati. Cioè, o ci strutturiamo su due colonne corazzate... Allora, prima di tutto, io chiedo Scusatemi, ma è inutile che noi proteggiamo due punti. Quando rinforzi, il Tiger rimane fermo, perché io non posso difendere tutto il fronte se attaccano in due. Sì. Ma comunque, non ha senso... Non ho capito, Yara, scusa. Se dall'altro lato chiedono rinforzi, si muovono i quattro e i medi. Oppure un medio si muove, non tutti. Okay. Una sola persona non è in grado di... Abbiamo quattro medi? Sono due o tre. Abbiamo quattro medi? Non tre medi. Tre medi. Allora, due su C e uno su A. No, aspetta. Mm. Che senso ha difendere tutti e due punti se prima devono capparli loro e poi noi? Perché comunque la posizione è un vantaggio, specialmente sul punto B. E invece se noi ci mettiamo tutti sul punto B? O no, raga, il discorso è semplice. Rushate un po' di più su C, perché adesso ve l'hanno presa subito, perché voi Rocca, aspetta due minuti perché stiamo facendo un cambio, stiamo vedendo, okay. Siccome un nostro carrista ha chiesto di andare in aria e viceversa, adesso vediamo se è qui in mezzo. Ok, tanto devo andare in bagno. Speriamo se è Ugo Stiglitz che va in aria. Ma scusa. No, così. No, allora, stavamo dicendo... Ma non ha più senso che noi difendiamo solo un punto, perché tanto vale che gli altri lo conquistino, così dopo noi possiamo riconquistare. Ma possiamo difendere entrambi, semplicemente non dobbiamo essere accerchiati. Noi sulla distanza li pialliamo, però non dobbiamo essere accerchiati, perché io prima mi sono ritrovato un carro davanti, un carro a destra e un carro dietro. Jerry, ma non è quello il problema. Il problema è... Pialiamo sulla distanza, ma non da vicino. Non ha più senso mettere i Tiger su B che possano sniperare piuttosto che su C. Allora io vado su C, aspetta, sì, vero. Allora io direi di mettere io e Rock andiamo su B, ok? E i tre medi vanno tutti su C. Ok. Però tipo un medio si mette a guardare verso B. Sì. No. In aria che si è deciso. Volate in squadre insieme. A posto. State attenti che il momento in cui ci fanno fuori un carro, tutto il balance si scioglie. Allora, scusate, ero in bagno, non ho capito bene. Allora, Rocca, sostanzialmente, io e te andiamo su B
E tutti i medi vanno su C, dal momento che C è molto più CQB. C è il ponte, lo sai, no? Lo so, quello che è il ponte. Invece su B possiamo sniperare da lontano. Quindi noi ci mettiamo lontani e bombardiamo B. Semplice. Certo, un Tiger su C fa comodo, eh. Lo so che fa comodo, però ho capito. Cioè, vanno bene anche dei P40 oppure dei... Il punto è che loro, 4. Secondo me, ragazzi, non punteranno mai su B, perché B è veramente esposta. Ma invece se quindi... ci mettiamo no, allora il punto è che su B se arrivano per accerchiare, quindi secondo me un Tiger che ti guarda il villaggio ne fa fuori due. Ma ci vado io se okay, come prima mandano Jack e Commi a girare dal villaggio, e se non è come prima semplicemente li porteranno più avanti, perché i Cromwell devono girare da qualche parte. Sì. Ok, allora Gerardo difende dall'aggiramento e ogni tanto... Però specificatemi sulla mappa dove, perché la mappa non la conosco. Sì, allora spawna verso A. E poi ti pingo sulla mappa dove... Aspetta, ma posso scegliere uno o due spawn? Teoria, sì. È sempre okay. Lo stesso, è più vicino. Fai quello più vicino a C. Quello più vicino al punto che devi difendere. Appunto. D'accordo. Quindi quello verso A. In tuo caso. Poi su B. Allora, quindi come ci mettiamo? Due Tiger su B e... No, uno su B. Allora, un Tiger su B supportato da? Nessuno. No, allora possiamo nessuno. No, ce lo mettiamo. Almeno un medio ci vuole supportarlo, perché può proteggere, però deve essere anche protetto. Cioè, tipo, io spawno con lui e mi metto a metà strada tra B e C. Sì, sai cosa? Posso intervenire se lui viene attaccato? Jarl, fai una cosa, ti metti... Cioè, presente quella stradina che poi se tu attraversi il fiume vai nella loro zona? Sì, quella in cui mi hanno inculato prima, sì. Non lo so, però... No, è un problema, perché qua loro non ci attaccano. Quella che prima stava facendo Just Bring It, per capirci. Sì, ho capito quella. Tu ti metti lì, camperi un pochetto e poi noi da C ti facciamo un fischio... E te fai l'aggiramento passando... No, ragazzi, ma tanto loro ci attaccano tutti nello stesso punto e poi prendono... E poi fanno partire due Cromwell. No, ma andiamo tutti su C, perché sennò no, viene fuori un casino. Io vado su B. No, il problema è che C è stretto, quindi se vai tutti su C viene fuori un bordello, siamo e non ci proteggiamo. Siamo giù. No, scusa, cosa? Cosa? Vabbè, ci sta. Ma no! Per noi, Boh, vabbè. Ok. Dai, cioè cerchiano da A, non ci va nessuno, no? Dentro la cinta muraria non passa nessuno. Ma possono passare fuori per accerchiarci? In teoria sì. Io a questo punto... Possono passare qui. Comunque... C'è un posto da cecchinaggio, dovrebbe essere più o meno questo qua. Esatto, quello lì. Se ti metti lì, Jerry, quelli che passano da lì, dici... Okay, però aspetta, sono spawnato lontano, lol. Vabbè, ci vai, abbiamo 30 secondi. E perciò comincio a mettermi io lì, poi ci stiamo andando, facciamo. E qua come ci mettiamo? È diversa la mappa. Allora, qui c'è una bellissima collina da cui puoi killare qualunque persona. Mettete il Tiger lì, cioè non esiste. Cioè, non lo buttano giù. Io vado più sotto, mi metto in un buco nel ponte. Lì a Antica. Allora aspetta, te devi guardarmi il tuo lato sinistro del ponte, così io punto il cannone verso destra, va bene? Rocca, ma siamo ancora lontanissimi dai punti. Ma non importa, tanto devono cappare, non dobbiamo cappare noi. Vabbè, ma noi dobbiamo difenderli, quindi se loro si avvicinano... Io sto già a camperare, io ci già ce l'ho tutta sotto controllo. Io invece non sono ancora minimamente in posizione. Più che altro vabbè. Schieramento. Io vabbè. No, allora io mi metto qua, noi ma cazzo, padre. Voglio battere ste palme di merda. Guarda, io mi metto qui io. Io spero solo che non abbiano 3 speed per Mach 9. Questo giro. Ce l'hanno sì, scusa, con cosa escono? Forse quello basso non è uno speed. No, non mi piace. Non è che hanno solo due un po' altini della nostra stessa quota, Ramaccia. Sì. Con bassi, solo quelli là ci sono però. Ma quanto è stato di altitudine? Ce n'è un altro più basso. Ti ha sparato 1000 metri. Ciao. Sono stati loro a sparare questo fumo. No, l'ho sparato io perché loro ci passano in mezzo. Ma non ci passano in mezzo. Perciò però loro prendere in frontale è l'unica.
Cioè io sto a 1300. Io ancora. Prendo pure a sinistra, Ramaccia, tu prova. Zari, vedi dove sono io, la posizione è vedi, okay. Ma scusa, restaci te, perché io mi posso mettere qui. Vai, 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 Ramaccia. Cos'era? Se giro non è colpa tua, eh. Just, io ti copro il lato sinistro. Questo? Ah. Mi vedi? Sì, sì. No, no, quello è il lato destro. Sì, ho capito, ho capito. Vabbè, raga. One shot, one kill, sto fa. Ti hanno one shottato? No, no, io sto fa one shot. Ok, boh. No, se no era problematico. Gerardo, mi sento storpio. Tu stai guardando qua? No, io sto guardando... Aspetta. Ok, allora... Penso stia guardando qui. La butto io. Qua? Ma da dove apparto? Dai. Guarda che bel posto che ho io. Typhoon. L'ho proprio visto. Ah, però. Vabbè, vabbè, vabbè. Ok, ho perso la culata. Dove mi riparo? Sì, ma pinga da dove pensi che ti hanno sparato? Non, ma in realtà io l'ho visto. Tipo qui, no, o qui o qui. Eravamo più o meno sopra i cap. Sopra i cap? Ma che quota? Bassi? Sì, saremmo stati a mille qualcosa. Stai alto, io lo vedo. Occhio, sta picchiando il dive. Quelli su C, occhio. Tu, Belisario, stai alto. Un aereo. Continuo. E vai verso il loro aeroporto. Che appena decollano, li abbatti. Mi piace. Guarda che tiro giù queste palme qua. Sopra da chi è? Penso che sopra sia un nemico. Sta salendo verso banano. Direi perché che è un fumoso. Perché è un fumoso? Non avevo caricato i colpi normali. Insieme a banano c'è. Ma c'è un nemico? No, c'è nessuno. Aereo. No, no, dicevo al chi ha sparato. Ok, il Typhoon l'ho stallato. Già sei riuscito a ripararti? Direi di sì. Sì. No, mi sa che sto crashando. No, Rocca, non si fa. Belisario, te sei quell'altissimo? Sono 2006. Fanculo, mi sa. Ho visto il carro, Sono... Aspetta, pingo dove sono. Vado io. Sì, ok, no. T'ho visto, l'ho visto. Aereo nemico verso il campo di battaglia. Cazzo, no, ce l'avrei sei. Te cerca di coprire quello là, io cerco di darlo. La mia bomba sta facendo il giro di prima. Just scusa, te dovresti essere in grado di farlo fuori? L'ho fatto. Sì, però te l'avresti one shotato entrambi. Non ho fatto nulla, assolutamente nulla. Just, è morto quel carro? No, non uno fatto è qua dietro. Ho fatto solo. Ma com'è che i piloti perché non l'hanno visto? Perché non l'hanno chiamato? Mi sta pushando dietro al Typhoon, avevo chiesto. No. Beh, mi sposto io. Io non sapevo se era Belisario. Non so come mi sta dando. Ce la fai a difenderti? Sì, infatti ho cominciato da Dio. Dove ti hanno battuto? Mi hanno battuto, ero circa qua, ma ormai si era già spostato e comunque si era basso, sotto i 1000 metri di sicuro. Addirittura. Ero lì che combattevo col Typhoon. Che succede, ragazzi? È morto uno qua. Forse l'ho visto. C'è uno. Il cannone non mi si gira più, devi coprirmi. Devo forse metterlo l'ho posto. Visto. Gary, ma... pingatevi sulla mappa dove siete. T4 e sta andando verso B. Allora, io sono... Sono qui. Verso B l'aereo. Scendo. Sta ingaggiando. Scendo. Sta andando verso B. La Kingcam. Ok, vedo 4 aerei. Occhio che uno sta puntando quello che è in coda a qualcun altro. Oh cazzo, ce l'ho io in coda. Arrivo. Ce n'è uno in coda. Scendo. Se ne hai anche due in coda. Due. Che bello. Contro due spinti. Vai verso... No, ce n'è... Chi è quello alto? Che sono io che sto scendendo, ma... Merda. Okay. Già che c'è ancora qualcuno lì? Adesso non li vedo davanti a me, quindi potrei starmi aggirando. Ma dove sta? Che quota sei? Prova a guardare il ponte. Ora 1000, 1200. Torna a guardare il ponte, qua ci penso io. No, eccolo lì uno. Ok, tu riesci a farti curare? Eccolo, è qui. Sì, lo vedo. È Belisario, vai, fatelo. E dov'è? È Commi. Quindi è tuo. È qua. C'è proprio davanti, ecco, adesso sto andando verso di me, fatelo subito. Qui non c'è più nessuno. Avrà fatto un giro. Bello. Forse è andato a cappare. Ma che soddisfazione. Poi c'è anche già con la camo desertica, quindi occhio. Belisario, ora sei. Attento ai movimenti che fai adesso, perché ti fa. Ora sei.
Cazzo, ce n'è uno dietro. Immagino che Jack stia venendo dall'altra parte. La butto lì. No, Banano. Due dietro. Banano, se vuoi passa sopra C, che provo a prenderlo con le quassiali. Uno qua, ragazzi. Però, oh, occhio niente, che c'è un altro cromole. Sono potuto. Sta arrivando a Belisario, un chilometro. Un attimino, Sì, erano... c'erano Loca. Sotto di te, però. C'è proprio sotto. Sto tentando di fare il giro verso... ragazzi, usate i ping della mappa. L'ho fatto, ma... Aspetta, Vabbè. Ingaggio. Aia. Da dove? No, da qui. No, vicino a Umberto. Vuoi una mano? Fermo l'aereo. No, aspetta. Dimmi se vuoi una mano. No, c'è perché non è troppo lontano. Dietro Belisario, occhio. L'ho abbattuto. Cazzo. Brucio. Ce n'è uno lì che sta girando, ragazzi. Mi dubito. Vicino al punto C, c'è uno che sta girando. Qua c'è uno. Anche. Ok. Vestiti. Potrei piangere, ne ho abbattuto uno. Ok, si è bruciata l'ala. Torna qui perché ho paura degli accerchiamenti. No, vabbè, ma sono... Che sta lanciando tutto artiglieria del mondo. Ok, posso respawnare? Sì, mi chiedo, perché non possiamo cappare i punti, scusami? Aeroporto... Che fin quando non cappano... ma non vi preoccupate che così vinciamo per gli spawn, eh? Cioè, loro comunque devono andare all'attacco. Loro finiscono gli spawn, perdono. Ma secondo me si stanno raggruppando per fare un attacco sul punto. Ok, allora, Jerry, le vedi fumogene lì in fondo? No. Oh Cristo, no, scherzavo. Belisario, vedi che c'è un contatto aereo proprio davanti? Sono appena partito dall'aeroporto. Beh, non vedo nulla di fumogeni, dov'è? Lì, allora, lì vedi dove ho sparato? Me lo devi pingare. No, sono morto, no. Aspetta. Sì. Però c'è adesso non vedo il carro, un attimo. Giusta, ce la fai? No, mi ha fatto la canna. Stai fermo. Vado io. Non ho mai No, non vedo nulla. Il dead pixel che c'ho. Allora, qui c'era un. Sono preso un colpo, però. Ovviamente c'è ancora il Cromwell. Che è Just, sì. È l'unico così. Levo 20 gradi. Esatto. Che posizione è lui? Anzi, anche meno. Ok, davanti a me è Cromwell. Davanti a me è Cromwell. Non ce l'ho impostato. No, devi premere V. Dov'è? Davanti a me, dritto davanti a me. Ah, ok. Un attimo, perché mi stanno sparando due Wolverine. Infatti mi hanno fatto... Vabbè. Quindi ok, stanno girando dalla parte di Yarn e Gerardo, ragazzi. Dario. Sì, come? Ci sono uno Sherman. Io davanti, lo vedi, stanno verso destra. Proprio davanti di te. Un po' più basso. Io arrivo. Sì, un attimo, sto perdendo... mi sa che muoio in questo, Questo giro, io sono finito. Mi mantengo con questa velocità. Prendi velocità, se troppo lento. Gli ho buttato sopra. Jack ti sta girando da dietro. Se lo conosco, farà come ha fatto con me. Vabbè, no, io sono morto, ho perso tutto. Allora, spawna insieme a me. Mi faccio G-out? No, se non sei ancora morto. Quel fumogeno magari se li blocca, vediamo. Non lo vedo però. Dice Jack. Anche lo vedo, avrei due. Lo vedo. Vai, vagli dietro. Ragazzi, vengo, anch'io tengo il punto C. Cromwell in questa posizione. Vabbè, mi stanno tirando addosso tutto. Lo so, sei un tigre. Arrivo, tento di farti una mano. Oh, deve essere un tigre. Lo distruggi, punta subito in base, che ne arriva un altro alto. Ma il problema è che abbiamo un tigre e un tigre H1. Massimo 2 sarebbe molto più semplice. Ok. Vai su. Salgo. Ok, basta, fermo così. Okay. Ho visto il Cromwell per un microsecondo. Io gli ho sparato. Allora, respawn, dove spawno, Jack? Dov'è? Vai su, dove sono io, dietro di te. Ah, ok. Ne arriva anche un altro. No, cazzo, ce n'è un altro. Niente. Non so. Sono spawnato, aspetta, arrivo. Ok. Senza guarda velocità, questi ne batti. Aspetto subito sopra col dino. Ragazzi, metteteci che... ce n'è uno. Ho cominciato 4 giorni fa. Ce n'è uno qua, tipo. No, ma non preoccuparti, c'è No, ma mica. A me fa piacere che mi date consigli. Sono i superiori. Ce n'è un altro. E niente, aspetta. Ma se mi colpite. Lei, il fatto che ne ho steso uno è una vittoria. Va benissimo, anche per noi è una vittoria, però. Ora concentrazione. È giusto. Raga, ne ho visto uno in mezzo alle nostre file. Ok, ragazzi, Cromwell ce l'ho davanti io.
Basta così. No, ne ho trovato uno da dietro. Allora, sulla collina ci sono due Cromwell. Quanto odio Cromwell, dove stanno? Dove stanno? Il Commi sta sponchizzando in questo momento. Il Commi? Sì. Ma no. Perché sponchizzano? Me lo pinghi, eccolo. Già, no! Aspetta che ne hai un altro, lo vedi? Proprio davanti sì, a te. Sì, l'ho visto. Ok. L'ho visto. No, vabbè, l'ha fatto fuori te, vedo. Cazzo, da dietro. Merda. Ma abbiamo perso tutti gli aerei? Sì. Non vedo più niente, ci sono gli aerei che mi stanno continuando a bombardare. E mi sono preoccupato troppo dai Cromwell, non ho guardato gli altri. Dai. Esplodi. Allora, aspetta. E che cazzo, però. Ragazzi, occhio che in sta zona c'è anche uno Sherman. Pure. Ah, stanno cappandoci. Sì, lo so, ma io non vedo più niente. Ma il mio problema è che gli faccio gli equipaggi, non li uccido con un colpo. Porca troia, sti aerei. Porca miseria. Fai un po' vedere. Allora, questa è in aria. Quindi. Lo Sherman non so che fine. Ah, il greco a terra. Posso usare il Tiger nella prossima? No, raga, massimo due Tiger. Se volete cambio io. Prendo lo Sherman. Ma perché tu stai in aria? Sì, io sì. Sono sposo. No, ragazzi. No. Scheiße. In aria se vuoi ci va. Io credo di poter passare da qui, non lo so. Allora, puoi passare però qualcuno... tu li dai fianco se arrivano. Ragazzi, se qualcuno vuole venire per terra, io posso andare anche in aria. Sai che forse ho scelto la posizione peggiore. Ho il 4G. Sicuramente la peggiore. Ah, buono. Ho imparato da qui, tipo. Devo andare a riprendere il C perché se no. Era tra varie rocce. Io non posso venire fin quando... Sicuro che sei lì non dall'altra parte della... No, era... Ecco, era... esatto. Cosa esatto? No, nulla. Dicevo, posizione peggiore, no? Sta per morire io. Sì, ti stanno sparando. È proprio di fronte. Okay. Ora non più. Ok. GG. Un altro... Ah, eccolo. L'hai visto? Aspetta, ecco, no, nulla. Dicevi? Grazie, messere. Sherman di prima. Il salvataggio del Santo Padre. No, ha sparato anche a me. Fica. Ah, ho perso il cannone. Sto cercando di capire da dove spara. Ai, ma da dov'era? Quanto da sarà dov'è? Più o meno? Dov'è? Davanti. Sul ponte, dalla nostra parte del ponte. Ok. Sì. Qui ci muoio però, devo uscire di qui. Sì. Però se esco mi bersaglia il Wolverine. Ma non ho capito dove è. A questo punto esci angolato che ti spara il colpo e poi gli spari te. Non so dov'è il Wolverine. No, guarda che uno sta dalla nostra... Ok, aspetta, Uno sta... Vai, l'ho criptato, aspetta. Jarl, Umberto... Ecco perché non mi sentivo. Posizione orrenda. Ok. No, aspetta. Fai il giro da dietro, non andare verso C così ti ammazzano. Gli facciamo il giro da dietro. Perché? Sono più di uno? Sì. Uno ha cappato ed è sotto il ponte e un altro ci sta cecchinando. Però allora aspetta, uno da questo lato serve. Ci vado io che sono il pesante, tu fai il giro, vai. Aspetto, ti aspetto un attimo per attaccare. Ok, però ci metterò un po' perché ho paura di essere cecchinato. No, di là, guarda, ho già camminato io. Puoi entrare nel canyon tranquillamente. Posso? Sì, vai tranquillo. L'hai visto? Ci ho appena camminato io in lungo e largo. Ma quindi noi non possiamo cappare, neanche B. No, possiamo cappare solo C. Come possiamo cappare solo C? Che cazzo? Se loro hanno solo C. Perdiamo sicuro, cioè noi dovremmo difendere, no, non attaccare. No, non è vero. Loro ci hanno già... E adesso basta che si mettano tutti su C. Ma li tiriamo fuori, li staniamo. Beh, se si mettono tutti su C. Nel frattempo finisce la partita, è quello il problema. Non facciamo niente, noi siamo lenti, Allora, aspetta. Non... Però scusa, sì. Perché hai detto cappare B? Non si può cappare B? Perché non l'ho ancora preso. Ah, oh, cos'era? Cos'era sta cosa? Un typhoon, un
razzo. Che palle. Se vuoi cominciare a farti vedere. Aspetta, aspetta. Se vuoi cominciare a farti vedere, io ci sono. Meno, eh. Vedo un cazzo. Dai. No, io non lo posso prendere però da qui. Cazzo dal fianco. Gli ho fatto il pilota. Jerry, arretra se c'è può. Un no, mi ha fatto il motore. C'è una cazzo. Ah, però puoi sparare? Beh. Oh, sì, posso sparare attraverso la roccia. Sparano da qui comunque. Ah, merda. Vabbè, però ne hai portato io via un Cromwell che stava facendo. L'hai fatta lì? Aspetta, io ora che morte sono. Sono anche sopra la collinetta. Io sono all'ultimo respawn. Dietro, scusate, usa il ping. Baraba dietro. Sono morto. La roccia. Non posso più andare. Uno nel fiume. Ma porco. Nel fiume e poi uno dietro. Vedi che spara. Dietro? Però ce n'è anche uno davanti di te nel fiume. Lo so, aspetta. Beh, ci sono andato. Un attimo, arrivo, dai. Madonna, quanto è lento, è come un ciccione che scappa dalla minaccia. Ramma quello che è sul fiume e poi ti giri a martellarlo. Dovrebbe essere americano, i ciccioni, non noi. Ci ha buttato il fiume. E la bomba. Ah, il fumo. Ok. Ande. Vai avanti, Barabba, vai avanti e gira la torretta. Corri in avanti. Scusate, ma gli aerei nostri dove sono finiti? Morti. Sono morti. Vabbè. Sì. Cioè, io l'avevo detto che i Mark 9 erano. Ma lo so chi sono i Mark 9. Però, vabbè. Beh, comunque, anche l'evento scorso i BF-59 e 4 erano. E l'altri? L'altro non era così. Ne avevate visti altri? Io sì. Allora, aspetta, ho detto spettatore. Io sto cercando. Ah, io guardo su. Però ho bisogno di qualcuno che mi aiuti da. Ho sbagliato tutta l'aviazione inglese. Forse c'è qualcuno lì, esatto. C'era anche un carro davanti a me. Aiuto! LOL. Ma per fortuna è un cazzo di Achilles lento come la merda. Ma sta venendo verso di me. Io povero. Ma questo sta venendo verso. Non capisco se sta avvenendo verso di me. Divertente. Guardo io dentro i buchi. Prima che ci infili, che giro la visuale, guardo io. E occhio Jarl, l'hai visto quello che ti ha sparato? Okay. Sì, lo so che c'è un coso lì, cioè mezz'ora che mi spara, ma io ho gli hit, non posso sprenderlo da qui. Gerardo, ma tu mi stai un vantaggio troppo grande su di me. Io un attimo, adesso avanzo. Stavo coprendo su. Io ho ancora tutti. Non si spara nel film. Ho ancora tutti respawn. Addio, vero, te non sei morto nemmeno una volta. No. Perché sei un camperone? No, perché gioca bene il tiger. Beh, devo camperare. Che di cultura. Sì. È un tiger, deve rimanere camperato, fine. Che è sta cosa che i film dicono che i tiger fanno cose che non farebbero mai. Cazzo. Ma se provo a salire sopra il ponte? Quanto tempo muoio? Ovviamente si chinano subito. Prima che ci sali, aspettano che passi sopra la parte di legno. Dove ti spara? Ragazzi, c'è Jack che arriva dal fiume. Ok, Jack che arriva dal fiume, sinceramente non mi preoccupa. Che per la 20ª volta ha fatto sempre lo stesso cazzo di giro di merda. Ragazzi, adeguatevi. Questo okay, male. Tu guarda il ponte Gerardo, che io guardo dietro. Adesso catturerà B. Già. Quello è il problema. E niente, io devo andare verso B, Gerard. Devo vai, migrare. Vai. Devo migrare. Aspetta la palma. Micra con quei. Dov'è che mi sparano? Ma è l'aereo, credo. Forza. Comunque io con gli aerei non so. Te, cazzo. Dove puttana? A sto punto vengo con il BF-109. E Stiglitz ha smesso di spawnare. Meno male. Fuori uno. Allora, tu tieni d'occhio che in... Dove cazzo sta? H12, in H12 Rocca, c'è un M10. Io cosa faccio? Ok. Vengo io già. In teoria dovresti difendere C. Da chi? La cordigliera alla tua destra, praticamente. Là in fondo no. C'era un M10. Sì, dove? Ma non credo tu lo possa lasciare.
Da dove? Da dove? Ma da chi? Ma chi? Ma quando? Ma chi aereo. Non si vede? Forse aereo. Aereo. Allora. Allora, scusa. Non posso lasciarlo? No, perché lui è camperato, appena svolti l'angolo. Se invece vado. Vengo dietro a queste... In vado... teoria, se vai nell'angolo verso B, non dovrebbe prenderti. Cioè, nel senso, se tieni le rocce dove eri dietro e andavi verso aspetta, B... Aspetta, sto facendo questa manovra qua, seguimi. Ricordati sempre che se passi troppo vicino allo spawn ti spottano, eh? Jerry, ma ti ha ucciso il pilota? Sento esplosivo. Mi hanno ucciso tutto, cioè, gli aerei continuano a passare perché la nostra aviazione è morta. Eppure sì è come sentirsi un vero tedesco dopo la... Esatto, come sentirsi un vero tiger. Sì, ma io non dovrei vincere, io dovrei scappare su una nave. In Argentina? No, in Sicilia, per poi difendermi. Mi ha fatto saltare quando gli alleati si sono avvicinati. Il signor Hitler. Ce ne hai uno davanti. Sì, sto cercando di capire dove perché ho visto... Lo vedi? Guardalo lì. Ma guarda, non si vergogna? Aia! Chi è? Oh! Ah no, chi è il caso. È sempre bomba. Ma nonna... Via da rocca, sai, via... Via da rocca! Prendi il coso! Porca puttana! Prendilo! Dai! Ma è dietro... Si nasconde dietro una roccia dopo che spara. E tu appena lo vedi che si affaccia devi sparare. Lui ricarica in 5 secondi, quindi questo giochetto lo vincerebbe lì. Lui mi può fare solo le track. Ma non c'è un limite alle bombe che possono caricare i nemici? Il problema è che io ci ho rimasto 5 colpi. Perché ne hai portati pochi? No, ma li stavo anche ricaricando. Lo sapevo che sarebbe giunto questo momento. Dai, respawn su C. Il momento in cui anche l'asso del Tiger. Aspetta, dove sei? Stai facendo rocca. C'è sta cazzo di roccia che... Dove sei? Armi come voglio io. Dove sei? Vai verso B del fiume, Gerardo. Vai tra... No, ci sto. Ma tu vai dal fiume, fino fermo. No, perché fai questo? No. Perché ormai sono sul ponte, capito? Sei inculato. Ma scendi dal ponte e vai dal fiume, fidati di me. Io devo respawnare. Io respawno. Ok, scendo, aspetta. Beh, in teoria puoi lasciare anche verso... Cioè, se mi uccidono è quasi meglio, nel senso. Addirittura, chi è che ho in frontale? Tu cominci ad angolarti in ogni... Sì, ma ok, mi angolo. Se ce l'hai in frontale comincia a vermi... Attento, ecco, c'è un M4. No, adesso... A sinistra. Io, ragazzi, vi saluto. Ciao. Sinistra. È più a sinistra. No, visto, di... non posso, io non visto, posso... Ma dice a lui. Io ho tutto rotto. Specificate il soggetto. È un Achilles comunque. Gerardo. Non so che sto facendo. Aiuto. Aiuto. M10 per quelli. Gerardo, difendici. Non fare altro che difendere. Ma ha detto che è andato su B. Cosa? Mi ha detto dentro su B. Allora no, aspetta, non succede. Quando ero vivo. Ma come hai fatto a perdere? Scusa, ma hai vinto? Come stai messo? Io? Che c'hai? Io? Che problemi hai? Non nulla. Cioè, fisici nulla col carro. Mentali forse, non lo so. Ecco, il carro cosa? Che problemi carro, hai? Il carro c'è un po' danneggiato perché mi hanno tirato addosso il mondo. Per ricarico. Giusto un filo danneggiato. Sì, esatto. Vabbè. Rinuncio a capire che problemi ha. No, lo so, non ha nulla di problemi. Spara, fa fuori inglesi, ma basta così, cioè. Ma anche gli americani, non dimenticarti. Anche allora, gli americani. Uno era lì sul fiume, giusto? Sì, era. È stato ucciso. Era perché è morto, volle direttamente sul fiume. Ok, quindi... Jack è già morto 3 volte, se non erro. Dai! Jack è andato, dai. È rimasto quello con cui stavo facendo il duellino stupido senza riuscire a prenderlo. Ancora, il greco. È rimasto il greco, che è M10 con cui facevi il duellino stupido. No, il M10 era un duello a senso unico. Un duello nel senso che lui ti sparava e tu non... Ti rimbalzavi. Dov'è finito sto M10? No, era troppo dentro il loro territorio. Ora andiamo verso B insieme, magari... Ne rimangono ancora 2 con 2 respawn. Io uno con respawn e poi Rocca che è l'immortale. Ma scusa, non hanno...
Non ha aia, ha preso un colpo, ma non so dov'è. Ui. A destra. A ora e due, appena tiro all'angolo della roccia. Stai parlando con Greco? Aia! Con Gerardo. Alla fantozza. Aspetta. Quale angolo della roccia? Dammi. Proprio a destra? Proprio a destra? Ciao. Ok, non era quello, ce n'è anche un altro. Vabbè, un attimo. Uno per volta. Questo l'ha fatto il pelo. Sì, l'ho visto. Ok, l'altro dov'è? Ok, lì. Nell'angolo proprio precisamente. Dove stai puntando il cannone? In quell'angolino lì. Un attimino. Perlomeno era lì prima, ora no. Ok, non stavano coprendo bene C. B. No, lo stanno coprendo con gli aerei, quello è il problema. Vabbè. Guarda che già decappando la... Ah, B intendi, non C. B. Mi confondi. Mi consenta. Se stai fermo non posso vederti. Sono come T-Rex. Prenditi una roccia. Sono una roccia bellissima. Decappano. Dare una roccia ancora più bella perché è in mezzo a un ponte. Ragazzi, scena che manco fiori. Ah, c'è qualcuno in B. Sì. Quello che ha distrutto Jerry che era spawnato, sicuramente. Vediamo un attimo. Madonna, cosa mi stanno tirando addosso. Ma ragazzi, in teoria, finché resistete così, a noi va bene. Sì, lo so, però io ho paura di essere aggirato qui. Oddio, ho fatto colpo all'aereo. Un MG. Usa il tuo 88. Bello. Fallo per quello che è stato progettato, ma aspetta. Non vedo nulla perché poi mi stanno anche uscito da B. L'ho fatto fuori in ritardo. Con lo sguardo, Greco, ha paura, eh? Allora, oddio, no, mi sa che mi fanno fuori... No, oddio, ho paura del ponte. Mi sa che sta venendo da Degera, perché si è uscito da B. Secondo me lo vogliono fare. E stanno concentrandosi su B. Io non vedo nessuno sul ponte, sul fiume. Ma che ti devo io? Io mi metto qui. Ho una paura dell'aggiramento che mi porta via. Quel coso è vivo, per forza. Io pure quello guardavo, ma tento. Ok, sei stato spottato. Adesso devi aver paura del giramento. Ma già mi avevano spottato. Sì, ma adesso di più. A parte dovrebbe essere 200 metri, ma fa per sicurezza. L'ho beccato uno, aspetta. Non tenere così girata la torretta, mi ha fatto nulla. Ma non ho visto nessuno davanti. Invece dal lato ho paura. Non so che non hai visto. Però basta che ti vedo. Com'è figa sta cosa che sono rimasti solo i Tiger? Che strano, eh? Come alla fine? Sono tanti Mark 9 e... ma sono quelli che camperanno di più, per forza restano. Gerardo, come stai? Avevo visto uno Sherman, ma è fuggito. E ora sono qui, mi stanno tirando artiglieria, aerei, carri armati, tutto quanto, ma la papa mobile rimane qui, Ha sparato Aure 1, Gerardo. Aure 1, aspetta. Dov'è? Lì. Rocca, prova a dare una mano a... Un attimo. Cos'è lì? No, l'ho perso, un attimino. Chi resta come carri nemici? Meglio quando? Critico. C'è solo un carro nemico? Sì, aspetta, ho fatto un critico, un attimo. Greco e Ricky. Sono Ricky e Greco. Basta, ti sforore! E un MD. Ah, quindi un aereo l'avete tolto di mezzo voi aviatori? Sì. Complimenti! Un Mark 9 è morto. Però il Typhoon, che è quello peggiore, è ancora vivo. Poi! Ok. Ottimo. rimane un Rocca, bulliziamolo. Qua, a meno che non mi sbuca da dietro e mi one shot, mi sa che è GG. Perché quanti respawn hai ancora, Rocca? Ma io ho ancora 2 respawn. Allora. Ragazzi, ma come abbiamo fatto? Aia la culatta, mi è saltata. Into the Tunisian land, the German army. Aspetta, dov'è? Eccolo lì. Abbiamo vinto. Ho sparato per sbaglio. Ma è finita, Vabbè. Ok, però avevo sparato per sbaglio. Io mi raccoglierei in preghiera per ringraziare questi due eroi. Ringraziare gli dei dell'aria che non hanno fatto. Non prega, spara. Allora, ragazzi, in aria bisogna trovare una soluzione, perché non è sempre domenica qua. Io farei spawnare dopo. Ricky, è difficile a buttare giù. Ricky,
Dica. Il mio pulsante sinistro mi ha tradito perché ma mi sono non fatto. Fare figo col Tiger, va, torna nella tua stanzetta del Ciula, va. Torna nella stanzetta del Ciula. Ma mi stavamo trattando. Sì, abbiamo perso perché ero rimasto da solo a proteggere un fronte con due persone. Aspetta, ma voi l'avete fatto lo screen delle, dei risultati? Ah, cazzo, io no, vabbè, ma tanto c'è sulla la cartella dei replay. Cioè se tu apri replay c'è cioè, la score finale. Poi volendo c'è anche il live. Aspetta, aspetta, chi è che voleva, chi è che voleva giocare con i carri armati che erano negli aerei? C'era qualcuno? Ah, no, mi sembra. Ci ero io, ma a sto punto riesco di nuovo al 205. Chiedono di togliere una vita ai Tiger. No, perché? Santo Dio, no, no, no. Ma no, e allora 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 togliamo togliamo una vita. Che cazzo è? Ma no, allora dite che bisogna togliere, allora, o fate aspettare i caccia degli alleati, o gli togliete una vita agli alleati. No, raga, ma aspetta, vado a parlarci, scusate. Scusa. Ok, dai. Perciò? Che si è deciso? No, niente, niente, rimane tutto così. Boh, allora si mette pronto e si va avanti. Il C202 o il C202EC? Metti le C che fa tanto male. Ma le C no... Allora, io mi sono vabbè, sempre altro. Trovato... No, ma vabbè, ma questi sono quelli, i caccia del... dell'Italia nella lista. Scusate, ma se ci concentriamo, se ci concentriamo per quest'ultima tutti su C, no? Mettiamo i due medi a coprire a 180 gradi il fronte su B, quindi noi non consideriamo B, teniamo solamente C e con i Tiger li sfruttiamo a distanza perché comunque vinciamo per spawn. Guarda che Gerardo, noi abbiamo il vantaggio finché siamo sulla difensiva. Se loro cappano B, dopo dobbiamo attaccare noi e ti ci voglio vedere. Ma guarda che B, cioè B è aperto. È appunto, se cappano B... Allora mandiamo, sì. Mandiamo solo... Sì. Allora mandiamo solo un medio a cappare B e poi mi metto col Tiger... Non possiamo cappare, possiamo cappare. E allora mi metto io e faccio in modo che non cappino B. Sì, sì, ma è come prima, sì, uno, sì. Uno evita che cappano B... No, ma io dico informazione più ristretta, perché non dobbiamo avere gap nella linea. Capito? Allora, un medio sta tra il ponte e B. Chi si cosa? Ah, io mi metto sul ponte. Scusa, Rocca. Una persona sta verso il villaggio e evita l'aggiramento, direi un medio. Il tigre di Gerardo guarda B dalle nostre colline e io e Just Bring It stiamo su C. Ok, non stavo io su C. Va bene, allora fate in mezzo. Capito, vai. Va bene. Però, Rocca, te shotti meglio dalla distanza, non è meglio se vai te su B e io su C, visto che è più vicino? E mandiamo i medi sotto il fiume. C'è un respawn per i tigre. Sì, è vero. Potremmo andare anche dentro il... No, un respawn per i Tiger non è vero, non è vero. Però facciamo tutti i Tiger. Quello sì. 0,5 respawn. Ma tanto avete visto che è una partita che finisce a picket e non a respawn. Ma i carri alleati quanti respawn possono avere? Cioè quante volte possono morire? Possono morire tre volte. Cioè alla terza morte sono fuori. Flavio Ricotini, fate un carro italico. Il carro italico io un ce l'ho. Poi... io il carro italico. Oh. Vai. Vai col carro italico. Ce l'ho da inizio partita il carro italico. Non l'avete visto? Scusate, P40. Non possiamo azzerare. P40 va, pensiamo in live. Dicevo, no, il P40 ce l'ha Jarl da tipo tutta una partita. La prima partita, esatto. Giocando con i carri italiani, perché... Non te l'ho mai visto. Come no? No, non ti ho mai visto. Allora, comunque ritorneranno gli OI4 Axe vs Allies? Certo che ritorneranno.
dobbiamo ancora decidere quando, dobbiamo ancora decidere con chi, ma ti assicuro che ritorneranno. E non solo, questo giovedì potreste assistere a una partita sulla Road to 56 con pochissime regole, una partita molto for fun, ma comunque con vedo l'ora di vederla. Un po' di giocatori. Ramaccia, fai pronto. Chi manca? Ramaccia. Gerardo. No, Gerardo, fai pronto. Ah, devo metter pronto. Jackie. Perfetto. Scusate, ma se facciamo storia alternativa Tiger H in Tunisia? Tiger H? Tiger 2H, sì. Lo piazzi lì, non ce lo schioda nessuno. Storia alternativa a Leopard 1 in Tunisia. Esatto. Banano de gol a terra. Posso stavolta prendere il Leopard 2? Sì, adesso me lo ricordo. Se facciamo ancora più se non altro ti penetrano. Aspetta, Leopard 1, ok. Sì. Ma siamo qui di nuovo? Ascoltate, un medio guarda il villaggio di A. Io vado su C, vado su C, Spe. Berto, sarà a posto? Quindi facciamo come prima. No, io vado a coprire C. Allora, io vado con Uberto su C e Rocca, te vai con Jarl, quindi, invece di me. Quindi Jarl copre A, ok. E te vai su... Aspetta, ok. Posizione. Mi pingate dove quello dovrei... Quello che è rimasto va tra C e B. Quindi rimasto io. Tipo qui. Ok, va bene. Quello che non ha fatto in tempo a prendersi la posizione, praticamente. Perché il fosso dove ci sale vicino a C lo copro io. Sì, dove c'è la salita a destra, più o meno. No, chi è tra C e B copre quella salitina lì? No, io sto parlando di questa salitina. Ah, vabbè. Voi mettete... Andiamo verso di qua i piloti, verso il mare, ok? Va bene. Okay. Dobbiamo fare un po' di set time, sennò ci ritroviamo. Ma se lo facciamo noi o fanno anche loro, non è che... Vediamo. Cambiamo, fino adesso ce le siamo prese, adesso dobbiamo cambiare e vediamo. Sì, sì. A me non ci sono problemi. Ah, cazzo! Ho scritto in team e non in merda! Vabbè, 15 secondi. Vedete degli AI? Sì, ne vedo uno. Lo vedete? A ore 9. Sì, 2, 3. Due contatti, sì. 3. Vedete, visto che sono abbastanza distanti, puntiamo subito su quello alto, che hai, su quello più vicino. Andiamo subito e li ammazziamo in fila. Dove siete? Ok. Qui. Ma a quanto stanno di altitudine? 2300. Sì. Quindi guardi in alto. Ma... Ce ne sta arrivando uno dalle nostre ore 3 comunque. Sì, se vuoi lo prendo io. Ok, vai. Aspetta che scarico il cannone che ha dentro il colpo sbagliato. Belisario, sei ancora dietro di me? Sì, aspetta che pingo. Attenzione al riquadro designato. Ok, sono un po' lontano. No, ma adesso io ingaggio uno quello là un po' più basso. Ho visto poi quello campo alto mi verrà in ho cuore. Sparato io, Belisario. Ok. Ok, lo vedo. Okay. Me ne faccio accodare uno. Mi vedete? Sto sparando ora. Sono dietro il Typhoon. Forse riesco a seguire... Praticamente sullo scenario. Ho sorvolato C. Banano, sei lì che stai sparando? Serve una mano, arrivo. Mi sta arrivando lo Spitfire, mi hai visto? Sto scendendo anche io. Ok, prendilo, ti prego. Vado su quello in coda. Ma stanno blobbando da qualche parte. No, due in coda. Immagina se passano tutti da qui. Io. Sono arrivato tardi. Ho allontanato.
Ma secondo me passano fra C e B. Ma non c'è niente, ci sto guardando. Che sto guardando? Lì? Per me fanno full in da. Sarebbe interessante per dietro, il più 40 che già okay. Vlad distrutto. O forse stanno semplicemente aspettando che ieri. Per i Saracen a due in coda riesce a togliermi? Non lo so, perché sto pure fumando. Se vuoi io sto decollando. Forse devo tornare io. Ah, distrutto. Ah, bene, abbiamo perso di nuovo la guerra. Dove sei, Belisario? Sono praticamente sul campo. Cerchiamo di ricompattarci, ragazzi. Attacca davanti, ce l'ho davanti, no, niente. Il motore non Scusate, Rocca, possiamo andare a cappare almeno C? Perché ora loro stanno aspettando Ma vabbè. Come? Da dove? Dal lato sinistro. No, mi muovo. Non è perché non avete... Ma ce n'è uno davanti, alto, e poi un altro a sinistra, lo vedi? Sì. A ore, sì, ore 10. Però non vedo il terzo. Uberto, te scendi, io copro. Non so se Just, dimmi. Just, valli ad aiutare dal fiume. No, okay. aspetta che arriva Just. Se vuoi, passagli anche dietro. Lo vedo. Ok, arrivo. Sto partendo adesso. Se vuoi. Ok. Chi arriva all'aeroporto? Provo a vedere. Lo vedi? Ragazzi, quanti... riuscite a quantificare? No. Allora, C, ne vedo. Ok, vado su questo qua a sinistra. Kill M10 è morto, okay. Hai sparato, coglione. Provo a fare. Prova a coprirti dell'altro che arriva. Ok, è andato lui. L'hai fatto te. Ce n'è anche un terzo, Belisario, appena poi arriva. È vicino all'altro al centro. Vedo un ingaggio. Fare io da dietro, ragazzi. Chi è ingaggiato? Banana. Torna a guardare che sta arrivando qualcuno dietro. In coda. No, vai tranquillo. Se stai andando verso Banana o no? Ti serve una mano? Sì. Ragazzi, se volete provare a cappare, fatelo. Io ci provo. Vai. Perché sennò perdiamo. Non mi serve. Ok, ci sono. Però io credo, l'ho sentito. Credo di vederli gli altri due che stanno arrivando. Sì. Okay, però non so dov'è. Ecco uno. Pingate sulla mappa. Sempre. Che non mi vengono in coda di nuovo. Sono guai. Ok, io sto prendendo. Non lo prendo in frontale. Se riesci a coprirmi, meglio. No, io c'ho un M10 qui, io non so dove sono gli altri, quindi vedo di... Rocca, tu vedi nulla? No. L'M10 sta andando avanti, lo vedo da qua. Mi puoi buttare giù quelle fa... Lol. Vedo uno sherman... ce n'ho due. Jarl, vedo uno sherman qui. Dove sei? Arrivo. Okay, colpo critico al... Faccio il fumo. Premiti 4. Ok, lo vedo. Ok. Ma ce ne hai due dietro. Integro. Come? Okay, quasi preso. No! Ok, sì. Cazzo! Hai visto lo Sherman? Sì, spero, lo Sherman l'ho visto. Ragazzi, state andando grandiosamente in aria, ve lo dico. Grazie. Sì, cazzo, mi stanno stuprando. Lo so, ma state resistendo tanto, questo gli sta dando promo un sacco. Belisario, tiralo giù. Ci provo. Era troppo veloce, non potevo prenderlo. Ok, sta arrivando, se riesce 500, a girare a destra. Fuck. Si è inceppato, no? Si è inceppata, porca puttana. Guarda te se dovevo rimbalzare. Morto. Grande. Mamma mia. Ma quindi state rischiando di vincere in aria? Cioè. Rischiamo. Qui si fa la storia, signori. È incredibile. Wow, abbiamo vinto. Vlad e Sext Lucas sono già morti due volte. Ma no, c'hanno un altro spawn perché sono... No, quelli che sono morti due volte. No. In aria no. No, sono spawnati in volo, quindi si sono fatto cera. Vlad no. Vlad è andato, E io sto tornando in aeroporto. O se no, voi tornate all'aeroporto, io adesso claimo. Io vedo qualcosa, tipo qui, una cosa del genere, sto cercando di capire. Però è da chiedere. Rocca, occhio che qui poi... ci sono due persone. Tra l'improvviso... Insomma, vorrei avere la fine. Avanzo! Sei danneggiato? Stai scendo dal mio lato? Sì, ma io riesco a stare su ancora. Ma se no, torno all'aeroporto, sto io qui. Just, okay. Just. Dimmi. Okay. Vedi i miei colpi di mitraglia?
Dove? Sì, sì, l'ho visto, lo sto fissando da... Ok. Carico anche la bomba, perché ho dei problemi col prenderlo. Merda, mi hanno attaccato da cima. Nel caso sgancio. Ho paura che ce l'abbiamo... Vabbè, sono Rocca. Ok, per l'esplosione cosa c'era lì? Se vuoi posso cercare di aggirarli. C'era un... Vai, vai, Arlo, vai. Io vi sento. Datemi un attimo che ci metto un po'. Attento che ha pushato lo Sherman. Anzi, no, ramaccia, non caricare bombe. Ok. No, ho sbagliato. No, posso andare di nuovo. Sto vedendo questo tizio che spara di continuo. Anch'io, è Cromwell quello. Orco il cazzo. Ok, ho fatto. Aia, da dove? Da dove? Da dove? Cazzo, sono bloccato. Ho fatto tutto. C'è un aereo nemico. Capisco da dove arrivano. E poi non ne vedo altri. Non vorrei ne abbia qualcuno dietro, cazzo. Gerardo, non sparare, non sparare. Ora. Gerardo, copriti e non sparare, non farti vedere. Così devi coprire il mio lato. Cazzo, con l'aereo forse mi fa. Ci sono tre carri qui che mi bersaglino, non ho la minima idea di dove sono. Cerca di stare dietro, okay, così lo vengono. Eccone uno. Non urlate, vi prego. 30 secondi. Ragazzi, c'è un loro aereo che sta sul campo di battaglia proprio. Va bene. Vai, critico. E credo che sia il Typhoon che sta facendo attacco al suolo. Ma io manco... C'è un aereo basso. Aia, Gunner. Riesce ad avanzare un attimo? Sì. Il Typhoon ci sta combattendo. Però non ti posso coprire, Roberto, sei libero. Okay. Dove vuoi che vado, Jarl? Uno Sherman push a sinistra, okay, del ponte. A posto. Starto. A posto. Ok, metto dritto. Vai, Belisario, stuprali tutti. Uno sul ponte, uno sul ponte. Non pushare, Rocca, stai fermo. Sei un uomo di grande fiducia. La maccia te sei già decollato. Cos'è di questo, Jarl? Sta venendo verso di low, voi a un Typhoon in culo. Ok. Probabilmente anche uno Spitfire. Ok, vedo sicuro sopra i 2 km perché i proiettili non mi arrivano. Ragazzi, okay, ho virato. C'è. Stiamo decollando. Una. Allora, Vlad è morto. Ok, mi giro. Questo manca sexy. Ci siamo. E alza neanche un altro, vedi spawn. Ha solo un sai adesso. Ma voi avete detto che c'era un contatto, era un nemico basso. Sì, no, ma adesso non c'è più. E dove è andato l'ultima volta? È andato via, l'ho visto andare. Cioè, era tipo dalla loro zona. Dalla loro parte dell'aeroporto. Io li vedo, sono andato da questa parte qui. Non so se è andato verso l'aeroporto, l'ho visto scomparire dietro le colline. Roberto, c'è nessuno lì per ora? Sì che c'è qualcuno lì. No, nel senso, non c'è nessuno a coprirti. Ah, ok, quello è il problema. Provo a fare di nuovo come prima, pusho io bimbo però. A questo punto se sapevo prendeva la bomba. Se vuoi, Just, c'è altro Spitfire qui vicino. Just, se vuoi lo faccio io quel lavoro lì, che ho ancora zero. Coprimi, spunto, ti prego, se non mi copri sono morto. Dimmi, Yarn. La situazione è questa, tra poco Jack torna, quindi tu tieni d'occhio il fine. Faccio pusho io, dai. Che magari fa lo stesso giro. Ho poche munizioni. Allora, come sta rushando? Sì, arrivo. Sono qua. Sto arrivando da questa posizione. Ok. No. Sono due. Andiamo a Belisario. Ok, li vedo. Aiuto. Qua sono morto. No. Chi è che parla? Io. Sono su C. Ma io chi? Coprirmi. Arrivo, sto tentando di coprirti facendo un giro. Corro. Prova a intercettare quello alto. Sì. Mi è culo. Sta arrivando Belisario. Sta scendendo. Sono morto. Merda. Fanculo. Maledetto Stiglitz. Sono in due M4. Ma davanti a me Cromwell. Ragazzi, c'ho... Sì, sto cercando di... Sto andando su C. Vedo. Sono lento come la morte. Sto venendo verso di te, Yarn. Davanti a me c'è il coso che... Io ho visto che c'è anche uno Sherman. Sì, c'è lo Sherman dietro la roccia sinistra. Due. Sono due Sherman. C'è Cromwell. Mi stanno ce l'ho dietro, riesco a gestirlo. Cazzo, l'ho ucciso. Allora, qui c'è lo Sherman, quindi potresti provare a attraversare il fiume, ma non so quando si convenga. Mi dovreste disboscare, però. Prima mi hanno spottato. Ah, hanno cappato B, ragazzi. Sì, hanno cappato B. E C. Niente. Eccolo dov'era lo Spitty, l'ha fatto claimare.
Io vado a ricappare C, Se no perdiamo. Aspetta, fermo. Arrivo anch'io, così facciamo attaccato in aria. Ok, allora aspettate. Mi posiziono. Ma c'è Just dietro? No, perdiamo troppi punti. Just chiudi l'aggiramento, non stare lì ad aspettare, che sennò ti prendono. Va bene. Riesci a vedere dietro questa roccia qui, o quella di fianco? Riesco a? A vedere dietro quella roccia. Perché mi hanno appena sparato. Metti ai colpi. Mi ha sparato. Aspetta. Vai più su. Chiudo. Riprendi. Da dove? Forse l'hai fatto fumare. Quarta arcata a partire dalla loro... Vabbè, ok. Il Typhoon. Vai su, il Typhoon è alle tue ore 3, lo vedi? O se no, vai su Typhoon. Vabbè. No. Eliminato. Non lo vedo, solo il contatto con questo. Ragazzi. Sì. Ce n'è uno qua, Uberto, scendi veloce su B. Su C, scusa. Non posso. Ce n'è uno qua. Okay. Sono faccia a faccia, non posso. Aspetta, vedo un attimo se riesco a... Ok, ce l'ho ora 6, sì. Ok, Rocca, lo vedi quello che ho spottato. Ok, tu continua così e riprendi quota. Sì, bravissimo. Però c'ho paura che il 20 gradi. Quello è Cromwell, ce ne sarà un altro su B, quindi tu... C'è quello su B che è un Cromwell, e ho paura che mi spara da dietro se io mi giro per sparare. No! No, tu tieni d'occhio quello, io tengo d'occhio quello qua. Ah, ma ne hanno due di M10. Sì, ne hanno due. Io pensavo ne avessero solo... Magari... Ce n'è un altro... Carl, ma quello sa dove sei tu? Ha virato. Vai. Cioè, vi state guardando, fondamentalmente. Sì, ha bisogno di due persone su C. Lo sta baitando, sta andando all'aeroporto. Uberto, sono respawnato. Uberto, segnami sulla mappa dov'è, vabbè. Ok, adesso te lo ridico. Adesso ho l'ultimo spawn. Mamma lo diceva sempre, era meglio ieri tedeschi, non italiani. Cioè... Aspetta, è l'ultimo questo, quante volte sono morto? Io arrivo dal fiume, però questa volta non faccio il giro da dietro. Ma in aria abbiamo vinto? Sinistra, Rocca. Quasi. Uno più. Ora vedere, ma... Uno più uno. Rocca è qui. Lo so, gli sto sparando. Io non mi posso girare. Il problema è che non gli posso far niente. Allora, sono qui. Ce l'hai accodato. Tutta roccia. È lì, dici? Sì, più o meno sono lì adesso. Vabbè, fatta la coda con colpo. Dai, va. Poi magari è probabile che ci siamo... Vai su, vai chi è virato meglio. Su così. Adesso dall'altra parte. Vi la sinistra. No, vabbè, vai. Di nuovo accodato. Cazzarola. GG, ragazzi. Ne ho uno dietro. Sì, vabbè, è tornato. Noi in aria abbiamo perso, ma con grandissimo onore. Sparare dalla roccia. E ora si torna... Dovrebbe essere... Però il problema è che è rimasto il Typhoon. Si stalker a terra. Come è rimasto il Typhoon? Non potevo rimanere lo Spitfire. Vabbè, le bombe e lo Spitfire. E comunque sì, che avevano detto... Jarl, dietro, chi l'avrebbero stravinto. Tu camperali e basta. Io vado a pushare C insieme a Jarl. Ce n'è uno qua. Sicuro? Ma dove? Sì, perché tanto loro. Io me la campero, ma appena metto quelli due, due parti separate. Lo so, ma se l'altro è l'M10 a fianco. Vai, corri. Ah, eccolo. Ragazzi, vado là. Non è che non ti punta. No, cazzo, fermo, ti ha buttato. Io posso difendere questo fronte, però non devono spawn camperare. Occhi, ti ha buttato il cannone. Se mi spawn killano, se no, no, aspetta, ma che tu... quando esce, aspetta che quando esce gli spari. Tu camper e basta. Just, attento perché ho visto gente qui, tipo, Aspetta un secondo che li aggiro. Ma c'è gente su B. Uberto, ce l'hai dietro. Dietro, è davanti dietro? Just. Lo vedi? Al di là del fiume, in fondo al fiume. Cazzo. Gli ho tirato la tiglia. Just, lo vedi? È morto? No, è vivo, sparagli. Non penetrato. Ma è un Achilles. Lo so, non so cosa gli ha colpito. Colpo. Ok, è arrivato anche lo Sherman di qua, Rocca. Guarda, torno verso di te. Cioè, vengo verso... Ma che colpi usi, Uberto? Sì, però... Ok, non ha più il cannone, non ha più il cannone. Se riuscite a prendere... Usa normale, non usare le hit. Non servono le hit sull'F2.
No, normale, le AP, usa le AP normali, sono lo, sì, molto sì, forti. Sì, normali. Dov'è? È un F2, non un F4, eh. Ah no, è... aspetta, cazzo, se... Beh, il Panzer 4 F... F4 mi piace. Panzer 4 G, stesso cannone, 75 canna lunga. Prendo C, prendo C. Vengo a darti una mano. Sì, sì, vai. Con calma. Ok, provo a cappare B, ragazzi. Roberto, c'è un M10 sotto, eh? Commi nel fiume dove? Commi nel fiume sotto di me. E c'è lui che mi sta rascendo male. Oh, okay. Ma è... sto finendo verso GTR. Ah no. È un cespuglio, vaffanculo. Vaffanculo. Te stai fermo lì, dimmi che se non se arriva gente da dietro. Ok. Io invece guardo dall'altro lato. Artiglieria. Guarda. Oh, ce n'è uno dietro a sinistra. A sinistra? No. Ok, Commie nel fiume sta girando, è verso B sta andando. Lo ammazzo io se ci riesco. Posso no, uscire col picciato? Rocca, Commie è qui. Ah no, ok, è morto, è morto. Vabbè, non so sparare. Rocca? Sì? Posso uscire col P108? Solo per schiantarmi? No, dai, non fate niente. Dopo, no, dopo. No, aspetta no. Che... Allora, quando per sta favore. Per finire... Quando manca vai, passa. 10 secondi, spawn okay. Sul P108 e per vieni. Rocca si è in mano. Tieni la mano di là, vabbè. Facciamo così, io sto nell'arcata davanti e guardo dietro. Ok, perfetto. Però ormai questo punto da mappa si chiama Rocca. Sì, sì. Ok, il Tommy sta arrivando da me, adesso sta cambiato direzione. Ok, arriva il Typhoon. Sopra Rocca. Su di me? Il problema è che... sì, è sopra di te. Sì, t'ha visto. T'arriva in verticale. Addirittura. No, se ne va. No. Ah, no, lunga. Lunga. Zitto che se non mi muovevo mi piava in pieno. Sta salendo. Tu lo vedi? Come non ho fatto a recuperare questa partita. Io non vedo niente. Camperate, raga, camperate. Fino alla morte, camperate. Ah, chi l'assist? Tommy ucciso e c'è ancora lui nel fiume. Chissà se farà la stessa cazzata. Io tengo d'occhio il Typhoon. Io tengo d'occhio il fiume. Umberto. C'è qualcuno ma... qua? Ah, ma chi è la guida? Rocca sta, Rocca sta arrivando. Attenzione, M4. Rocca sta picchiando. Yeah. Occhio, Rocca. Sì. Sì, non ho fatto in tempo. No, ma ci è rimasto sui cannoni lui, poverino. Ma si ha solo i 20 mm, non ha più i razzi, non ti fa quasi niente. Oh, mio Dio, un altro M4. No, non ho il cannone girato. Aia. Dov'è? Quanti rimangono di loro? Lui non sa che io non posso prendere da qui. Stanno prendendo C. Cromwell sta girando, vado sul ponte io. Che uomo. Che uomo. A voi non c'è carri di Gerardo. Dall'altra parte del ponte di io vado a prendere C, se no loro. Sì, sì, vai. Vai. Adesso sono. C'era sopra. Vedi? Lo vedi? No, ancora no. Vabbè. Rimbalzo su uno Sherman. Sta rimbando. Ok, sta scendendo. Però che okay, non sta puntando. Guarda che... Rimbalzo su uno Sherman. Manca io paura di essere una mano, cioè, esco da qui. Shit. Vado ragazzi, riprendiamo C. No, mi ha ucciso da mattina. Culat, vabbè. Aspetta, sto morendo contro uno Sherman. No, Rocca. Che devo fare? Vieni qui, Doc. No, ce ne rimani lì. È la mia prima morte. Ah, ci abbiamo fatto la canna. Quindi vado verso C, tranquillo. Vai tranquillo. Tranquillo che lui pusha. Ciao, vabbè. No. Buonanno, faccio i auto, se no... Piantati su C. Piangono fino alla morte, poi. Capo io C, non preoccupatevi. Non fare il pazzo, banano. Madonna, Fury! No! Rocca, proteggi B, ma porca puttana, vacca, bastarda! Non puoi tornare indietro? Eh sì, posso tornare indietro, ma l'han decappata e cominciano a prendere punti. Ma vaffanculo!
Ma che cazzo! Jarl, rascia! È quello che sto facendo. Ho due vite intendo. Gerardo, rascia C! Ma son... No! Scusa, come faccio a rascia C io? Non hai il motore? C'è il Chrome. Non ho un cazzo! C'ho 27 secondi! Il Chrome è lì! Non allora siete... è finita, e allora è finita. Vabbè, no, cazzo, scusa, è quanto poco. No. No, è per sta cazzata che io sono uscito da B. Però dai, vabbè, cioè, patetico. Dai! Vabbè. Sto accappandoci. Adesso C. No, 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 dai! Oh mio Dio. Qualcuno venga qui! Ce l'hai dietro, Rocca, ce l'hai dietro. Oh, io so che ce l'ho dietro, ma sono morto. Jarl, raccia. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, aiuto! Resisti ancora. No, non posso, sono morto. Prego. Ma sono morto, sono morto. Ma resisti, Gerardo, resisti, non importa se sei morto. Ma tanto lui si mette al centro, lui si mette... Stai vivo. Lui si mette... Sta dietro una... Dai! Che succede? però abbiamo perso B, vabbè. Rocca doveva resistere un attimino di più. No, è finita, è finita. È finita, è finita. Per 160. Ma C, perché non te lo stacca? Ah, ci sarà qualcun altro. Ragazzi. Se, allora, se io avessi avuto un carro un pochino più veloce l'avremmo vinto. È stata bella. Va chi c'era? Va, era lui, era... Madonna, era Ricky Losi con lo Sherman, quello più brutto di tutti. Quello più infimo di tutti. No, sì, ma perdere così mi rode, porca puttana. No, allora, ragazzi, io ho tenuto un fronte per tutta la partita. Sì, beh, no, scusami, ma hai capito? È colpa vostra, non mia. Me ne sono reso conto tardi che stavano cappando. Cioè, che c'era già uno su B mentre screen, io mi andavo. Screen, fatelo screen. Screen, dai, fai screen. Rocca, ti ho preso il tuo posto come asso del Tiger. Madonna, questa è stata una è stata molto bello me partita, eh? Però perdi così, dai. Signor, sua santità! Oh, io mi accontento di quello che ho fatto. Mamma mia, che finale! Bellissima, bellissima. Ciao Gerardo, mi hai visto la fine dov'era? Sì, ma con quello più infimo di Sherman, quello più brutto, l'M4 sì, normale. Vabbè, ma cioè, hai capito che siamo usciti? C'è cioè, Stiglitz, madonna. Ma ti ha tirato addosso il mondo. Cioè, ti rendi conto, Jerry, che io non ti penetravo da mezzo metro? Sì, lo so. Infatti, super dotato. No, è lui, sì. Poi non mi venite a dire che il Tiger non è OP. È OP, ma mamma mia. Bellissima. Oh, finale così, ti giuro, io ho perso anche gli ultimi capelli che mi rimanevano. Io ho le mani che mi stanno tremando, ti giuro. Io mi sono buttato su C senza nulla, cioè, bravo, proprio, volevo rammare Jack, no? Bellissima, è stata bellissima. Quando mamma mia, bravi, cazzo. Proprio bravi. Che ansia, che ansia, che ansia. Mamma mia. Oh, ragazzi. Proprio bella. Proprio bella, cioè io ho perso anche gli ultimi capelli che mi rimanevano. Io stavo scrivendo le mie ultime parole. Mi dispiace che non c'era un observer proprio observer. Ma sì. Non so neanche se ci può essere, ci può essere? Sì, ci può essere, ci può essere per il quadro. Mancherebbero 15 minuti, la quarta? Per for fun? No, che c'è? No, dopo questa ansia... Se vuoi esco col carro, io che non so... Vai, io esco con lei, col cazzo bombardiere. La mitraglietta di merda e uccidermi tre quarti di equipaggio, ma tutti coglioni, Gerardo. Gli alleati hanno vinto, ragazzi. No, facciamo la gara a chi riesce ad atterrare sul ponte di C con due plan. No. Ho visto questa ma che cazzo le gare. Io atterro con un G5. Dai, facciamo orfane. Posso atterrare con l'elicottero? Raga, non ce l'hai, siamo in 17, siamo in 17. Potrei comprarlo adesso soltanto per smerdarti, guarda. For fun, ho una sorpresina. Vai. Zero. Ah, io, bello. Io devo uscire, raga. Invece perché mega duello tra biplani. Che volete fare? Non ho capito. Ok, voi vai, tutti pronti, facciamo for fun. 8 contro 8 con i biplani, dai. 8 contro 8 con i biplani? Vai. Aspetta, vai. Sì, dai, ci può stare. Dove i Zukovsky? Aspetta, ce l'ho. Non è un biplano Zukovsky. No, però scusa, l'aereo Pirrussi biplano no, cioè. Sì, quello è secco, cioè. Sì, è proprio quello che stavo andando a prendere. Lo sapevo. Jack. Che lerci. Jack. Ehi. C'era 32 o 42? 42. 42. Oh, 44. Jack.
Ti è piaciuta la shottata? Maledetto. Mi aspettavi, ma... proprio. Ragazzi, sì, chi è che ha? Togliamo. Chi è che ha? Nessuno. Voglio provare a distruggerlo con le bombe da 10 kg dell'Anche al 51. Volete fare battaglia di mouse? No, dai, non ce ne abbiamo un mouse noi. Tutti contro mouse. Ok. Allora prendo il BB1. Però no, allora, tutti col biplano, vai, tutti col biplano. Ma posso portare, posso prendere un 1.7 non biplano per andare contro il mouse? Ma non lo shotti, cazzo, con le bombe io grosse. Posso usare L'M262C2. Ma dai, io esco con un modestissimo B10B. Io mi sono messo in preferenza con il saber. No, banano, no. Dai. Ma cambiamo tutti quanti quale fazione? No, va bene. Io vado col CR42. Ma andiamo sulle stesse squadre, dai, squadra che vince non si cambia. No, io non cambio. Tutti contro tutti o contro mouse? Tutti contro tutti. Tutti contro il mouse, anche niente, se si allea. Prigionieri. Io sono mouse, fate quello. Io sono un biplano, poi fate vai. Tutti col biplano, vai, tutti col biplano. No, scusa, se c'è il mouse, allora io piglio una cosa. Plano, aspetta, però. Allora mettiamoci tutti quanti lo stesso. Facciamola più impegnativa. Uno con la Kugel Blitz contro tutti i biplani. Sempre comunque presente. Facciamola più impegnativa. No, va bene, dai. Uno si mette una non so, un aereo potentissimo. Allora metti in giro perché se metti un aereo. Oh no, ragazzi, un'idea. Facciamo allora alcuni con l'antiaerea russa, tipo il carretto dei terroristi con la calibro 50 e i biplani devono distruggere andandogli addosso. Volevo fare i complimenti a tutti che hanno seguito le regole da cima a fondo, dalla prima all'ultima partita. Sono stati minacciati di morte. comunque volevo dire che io ho provato anche a fare C col P108. Abbiamo notato. Però diciamo che la missione d'esplorazione non è andata tanto bene. Che ti sei schiantato malissimo, ti ho visto. C'è stata un'avaria al central gear lag. Proviamo il P108 tutti contro un antiaereo. Jack e Loris, mettete pronto. Raga, domanda. Ma io non ho capito cosa dobbiamo fare. Biplani. Ma di che BR? Così a cavolo. Sì, raga, io non prendo. Si può tornare indietro? Pronto. Ma vai, posso utilizzare un monopolo? Tanto non ci sono qualsiasi cosa. Io non posso atterrare, vi avviso. Vai, Jack. Vai. Vlad, usciamo col banana dopo e ci sbananiamo. Così facciamo tutti quanti una formazione di. Una formazione di biplani. Mettiamoci in aria. Ok, vai, in aria. Scusate, ci sono ponti in questa mappa? No, okay. Sì, però Gerardo dovrebbe stare in observer in una cosa del genere, non dovrebbe... Ah, volevo dire una cosa. Così almeno sposto... Too late. Raga, io ci provo, voglio spostare. Io faccio boom and zoom col biplano. Va bene. Buona fortuna. Qualcuno spawni a terra così mi vede. Io mi sono ricercato l'equipaggio basso. Anzi, io vorrei aggiungere una regolina. È obbligatoria la visione dentro l'abitacolo. No. Sì. La garantiscono tutti, vai tranquillo. Io ci sto. Io ci sto. Perché c'è un BI? Ho tutti o nessuno, Aspetta, io devo... Allora nulla. No, però con un ma quello di Stiglitz lo chiami biplano, ma buttato. Ah, cazzo, ce ne potevate mandare uno, che mo' siamo pari come forza. Banano. Io devo ritornare a no, pari no, pari no, che perché cazzo io sono il mio bollo. aspetta che faccio il touch and go sulle ali del Catalina. Non sparare, rimbambita. Chi è che gli spara? Che già cade da solo quel batame. Guardate che bello che sono, faccio le manovre che fanno i centri colori. Aspetta Stiglitz, non ti muovere. Mi piace sta mappa, però. Vai, ti vai. Di 200 km/h. Gancio di bomba tra di me. No! Ah, bello questo biplano. No! Adesso vado con le bombe da 10. Ma va quell'altro rimbambito! Ma siete dei laidi schifosi! Non ha
l'avevo visto. Ma come non l'avevi visto? Io sto guardando Stiglitz, mi stavo stavendo una farfalla, io non mi imparato. Che cazzo fai, come, con quell'antiera di merda? Aspetta. Chi è che ha l'antiera aerea? Nessuno. Stiglitz, stai in piano, per favore, stai in piano. Sì. Cazzo, addirittura i flap su sto aereo. È moderno. Anch'io ce li ho, incredibile, i flap su... Anch'io. Slack è il 51. Esatto. No, non c'è Simon Darham, che bello. No, aspetta. Ugo, dimmi se le bombe da di... No, per poco! No, no, le città no, staccano queste cose! Dai che sto bombardando, lasciami bombardare, maledasco! Dai che avevo le 10 da 60. 60 dei... Ma c'è la ZSU-57? No. Cosa è successo? No, bellissimo! No! No, cosa hai fatto? Ho provato a toccargli l'ala, ma gliela tagliata. Ma c'è qualcuno con l'antiaereo? Che ho visto! No, non c'è nessuno con l'antiaereo. E qualcuno con l'antiaereo? Fammi atterrare! Oh, bastardo! Bastardo, tradimento! Minchia, raga, penso di non aver mai visto... Oh! Stiglitz! Stiglitz, vieni qua che ti sgancio le bombe in testa. Io vado, ragazzi. Ciao, buonanotte. Io capo bio. Chi è che aveva l'antiaerea? Resta con l'antiaerea. Ok, ora stai incendiato, c'ho il motore a terra, adesso devi morire. No, oddio, ho l'idea. Aspetta, no, qui ci avrei l'idea perfetta. Va bon, dai, ci si vedo. Ciao, Uber. No, sto capendo B. Si può, nell'ultimo patch non fixata quella cosa lì, puoi fare, okay, sentite, facciamo una cosa, allora chi è che rimane ora? Io. Allora fate tutti contro me con il BV. Sì, okay. Vai. Boss battle, boss battle. Ti tiro giù con il siluri, sì, buonanotte. Ti sgancio un siluro in testa. Prova. Va bene. Devo sganciare un siluro in testa. Ma voi biplani, voi biplani. Sì, perché i 30 mm non possono partecipare? Adesso no, faccio un attacco a sorpresa. Comi. No, mi ha dato fuoco! No, Comi, no, Comi, no. Ho incendiato la 7M2. No, ha preso la chiave. Sì, no, non ho preso la chiave io, che schifo. Tutti che esplodono così alla casa. Ma siamo matti. Ma quello ha due banane. Dai, non mi rompete il cazzo. Ma dove hai Yann? Io devo andare da Yann. Non vuoi un razzo da 70 kg? Raga, ho perso una banana. No, ho ucciso il cicciolo misterioso. Oh, Vlad. Che non morri. Devi coprirmi. No, ma tu eri Rankel. Dentro al cavo del copy. Il sgancio proprio sopra, dentro, gli entrano dentro. Ma dov'è il commi, scusa? Aspetta. Proprio che scambiano le bombe per i proiettili e spara la bomba. Meno male che sono coperta come antiaereo. Commi non... Ah, no, ok. No, perché se usa l'antiaereo contro di me è proprio un ferro. Mi è piaciuto il Ugo, fermo così che provo ad atterrare, però a testa giù. La parte sopra. Ma che cazzo di aereo è quello là? È un BB? Yes! È proprio un BV! Ti posso lanciare un razzo da 2 km? No, non mi sparare, devo andare da Yarl. Devo andare da Yarl. Ragazzi, se ma non abbattete il mezzo combattimento! No, ma no! Ma che cazzo di biplano è quello? È un biplano! Non mi risulta! Facci un biplano che vuoi! Un biplano Tommy, fermo, ora devi stare fermo. Tommy, fermo. Minchia, ma Tommy sta uccidendo no, più cazzo. Altro, questo disgraziato. Ti sparo? No. No. Oh, ragazzi, Ricky. fuori allora il sparo quello grosso sopra. Ricky, ma chi è con la C-130? Di Heinkel 5. Non mi arrivo. Si sta mettendo. Arrivo anche io a fare la formazione. Non mi hai fatto nulla. Obiettivo uccidere il BV. Non ci arriviamo neanche perché ho troppo in alto. Ora scendo io, vai. Aspetta, la base però mi spara. Ci penso io. Uccidetelo! Un balenottero! No, aspetta, cos'è? Vabbè. Delle zanzare. No, che questo mi... Madonna! No! No! Mi hai fatto giocare la banana.
Ai. Il bello è che io sto passando tutta la partita a spawnare. Ah no, l'antiaerea mi sta facendo fuori, eh. Vediamo chi vince tra il BV e un... No, c'è da dire che... F3F, davvero? Sono... È finito il tempo dei biplano. Ah, ma è un biplano! L'antiaerea però ha fatto il suo, eh. Attenzione, tradimento in diretta. Sì, però il Commi è veramente... Attenzione, Rocca. Chi è il bastardo? Dai, Commi. Ma non mi faccio un cazzo, ne andrei in litra. Commi, ti sei fatto... overturnare come un idiota. Oh merda, ma chi cazzo è questo? No, 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 lasciami stare che devo uccidere Commi. Vediamo chi vado addosso. No, 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 no. Eccolo qua il Commi, aspetta che vado addosso. No, ancora no, merda di merda. Uccidetelo. Commi. Ma quello non è un P108 quello che vedo. Porcus. No. Ti schianto per prendermi il momento ignoranza. Sento è un P108 quello lì che vedo. Sì, mangiamocelo. Mio il P108. Allora, vediamo cosa succede se gli vado addosso. Vai, a 900. Oddio, no! Che gente. Ma raga, saperlo venivo col Mongol Ordini. Sì, sì, ve l'ho detto. Ma che ti ho dato il balenopero. Che bello. Da 2 chilometri, attenzione. Commi di merda, commi di merda. Adesso t'ammazzo. Adesso esco con un aereo che è bilanciato. Ma commi è con l'antiaerea? Sì, sì, ma adesso... Dov'è? 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 Stronzo. No, dov'è? Commi ci sta ammazzando con lo Yak 9. Cosa fai con quell'aereo di merda? Madonna, è esploso. Dov'è commi? È morto. Ma come è morto? No! Oh, Stig! Che cazzo? Ma Stiglitz, hai finito? Ma vaffanculo! Ehi, Vlad, non torna qua con quella rete. Davvero? Oh, che merda! Aspetta, ti atterro dentro. Che? Ma va bene! Ma sei diretto? No, non mi ha fatto atterrare. Come mai? Che plano nel... Madonna. No, vabbè, ma questo c'ha il segno. Concetto. Allora, così, scusa. Tutti biplani, tutti biplani, infatti il mio 262 è un famoso biplano. Credo di essere rimasto l'unico con il biplano. Ora basta. Occhio banano, mi fai paura te con quello di vicino al biplano. Io c'ho il primo Hurricane tattico. Rambo, Luis, ma ce l'avete tutti con me? No! Allora io sono io mi riconosco in una C130. No, scusa, no, scusa, in un A10 Thunderbolt 2. Commi, cos'hai? Come lo sniper non lo Commi. Commi è l'antiaerea. La Z57. Ma Luis, porca puttana. È stato un ma quello è quello là è il dictator con il carro? Aspetta che vado a salutare. No, aspetta, dov'è il dictator col carro? Ma quando mai? Vuoi? Col cobra chi? Oh, ma avete finito? Mi fate spawnare o no? Non posso giocare. Chi è? Di parte il fight. Occhio che ci crepi. Siamo ancora in live. Sì. Sì. La parte più certo, e 46 persone stanno guardando la live. E non fotti col biplano, mi dispiace Giuseppe. Ciao. Non mi fotti col C, è troppo lento per me, un culo, mi spiace. Madonna, ma mi fate giocare o no? No. E vola benissimo anche con solo. Cos'è questo? Sì. Oddio, sto per spaccare, Rampo. Forse. Il sto Commi è un'antiaerea, Che cazzo commi, è questo? Commi. Ciao. Ho fatto solo... Commi, Obi, Obi. Minchia, mi stava per ammazzare un tacchino. Tacchinatelo. No, 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 se ne ammazzi sei gay, no. Ah! Vabbè, deve arrivare quell'altro con Leopard a fare il figo, cioè, vabbè. Ho finito il gol. È una partita. Ciao, ciao ragazzi, io vado. Ti giuro, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma che vuoi fare lui con il Raiden, ma...
È una partita a livello esponenziale di Ere. Si era partita dal biplano. Siamo finiti ai Sabor. Ci sono chi ha che il carro? Nessuno. È il cicciolo misterioso. C'è qualcuno col carro? È il Big Daddy Bottiglia. L'aero Zorro non ce l'ho ancora. Ma Enrico, abbiamo la stessa pensata. Ah. Chi è quello stronzo? Oh. Chi è miei occhi? No, ho sbagliato. No, non c'è più il carro lì. Mi è rimasto male. Jarl, posso distruggerti con l'Hankerci qualcuno? Loris, dov'era? Dov'era con il Leopard? Adesso vado a prenderlo io. Guarda, è qui. Ah. È già dove eri fuori, dai. Porta che è il prossimo. Peccato che non ho i 34 snare, se no mi interessa. Chi è il Mona? Chi è questo folle? Faccio il frontale con tutti, mi sta bene. Che cazzo? Cos'era? Col biblano. No, cazzo, mamma mia, sei morto malissimo, la Rocca, mamma mia. Sei morto. Allora, sì, prendo col B-56. Ma sto coso non lo posso penetrare in nessun modo. No, messo. Ciao, Jarl. Mi ha fatto un sacco di giri. No, che palle! Una bomba da mille sono capaci tutti. Dici? No. Ma è andato la bomba da 100. Ma... chi spawna con un carro che voglio provare le bombe da 10 kg? È stato stuprato. Ci sono i cari, ci sono. Ho visto un camberra volante. Sì. Non spararmi. Sì. Io non voglio farti assolutamente niente. Io ho le più ottime intenzioni. Musti! Jack! Amica Coelian, vieni. Devo dare supporto terrestre. Hai fatto colpo però. Aia, aia. Te l'ho fatto più danno le bombe da 10 kg che lo fa quelle da 100, da 1000. Oh, le bombe da 1000 libri. Mi stavo per schiantare contro un server. Ma è che palle. Ma non si ricarica. Ok, io vado a cappare B. Ok. Vabbè. No. Lui che ha i giapponesi, chissà chi li ha fatti i giapponesi. Oddio, no, io. No, Jack! Oh, no. Jack! No, non sparatemi, dai, cattivi! Porca puttana! Non si passa qui! Mio! No! No fly zone! E lui era mio! 100, Maledetti! Oh cazzo! Si è rotto l'aereo! Perché solo perché ho le bombe! Jarl, dov'è che sei? Che cosa è lo Yak 4? Cioè? Basta? Non lo so. No. È un essere ancestrale. Con il razzo! Cazzo, lo stavo puntando io, Stigl. Ai. Stigl si è beccato un razzo da 70 kg. Dai, Luis, la prossima volta ce la puoi fare, dai. No, ti da 80 kg. Guarda te se riesco a bombardare. Quanto stai andando? Io? Ho perso da 4,90. Come è andata? No, io lo voglio fare assolutamente. No! Sei... mi va bene anche quello. Vendico Rocca. No. No. Scusa. Ciao. No, non ci credo. No. Sì. Adesso... passerò. Da puntare a Jarl. Ma chi te l'ha dato il CB per attaccarmi? Mamma mia, questo. Aspetta che adesso vengo con qualcosa di un po' più... che palle, non ho più i razzi. Furrodina! Furrodina! Merda! Vabbè. Vabbè. Cioè, ma tu stai giocando a World Thunder. No, ok, no, sì, è unfair, no. Dai, vieni anche te con gli aerei forti, Jarl. Sì, vieni anche te col P108. Ma quale P108? Breda 88. Quello è un aereo forte. Guardate un po'. Tigris che ci riprova. Qualcuno ce l'ha il Po 2? Non mi batterete! Sei sicuro?
Guarda no. Che merda con il G91 del cazzo. No, mamma mia, ciao. Ti piace l'antiaereo da 120 mm? No. Com'è andata? No. Bene, l'asse ha vinto tutte e tre le volte. Sì, come no. Ti piacerebbe. Soprattutto lui. Allora, sul mio fronte abbiamo vinto. Ultima no, ci mancava Poino. Poino. Guarda, non esiste un tuo fronte. Come no? Io per tre partite di fila. Vabbè, quest'altro è autistico come al solito. Sì. Ovviamente non si smentisce mai. Guarda dietro di te. Rocca! No! Va bene, return to the hangar. Chi è lo stronzo? Che vuole morire? No. Non riesco a prenderlo, Giuseppe. Questo aereo di merda. Che cazzo, ci riprova Stiglitz, attenzione. Con il CR32. Aspetta, ma è Stiglitz quello che mi sta continuando? Ah, dove devo andare questo coso? Bastardo. Dov'è Jarl? Io vedo attraverso il mio quasto. Il mio aereo. Non sarà più difficile. Mortacci vostra. Mi hanno fatto un buco. Non mi abbatterete. Terra. No. Minchia, si stanno ammazzando. Sto guardando in aria che è un caso incredibile. Dai, Gerardo, fai dogfight con il 43. Stiglitz ha fatto come il Titanic, guardate come ha affondato. Ecco, perché non fare dogfight col P47? Dai, fai dogfight con me. Dove sei? Ah, eccoli dove sono. Tipo, vuoi fare dogfight? Yeah. Vabbè. Hola. Ciao papà Coelian, anzi sei mio figlio. Cosa sei, una figlia? Ho fatto un cazzo, ma non io sono credo. Il Coelian, quindi c'era il Coelian sbagliato, sono una Ostwing, quindi sono il papà della Coelian. Adesso so io come distruggere le Coelian. No, tu basta, fai troppe team kill. Mi serve assolutamente però copertura aerea. Intimidatore. Sei schiantato come uno stupido. Oddio, un F-86, vieni qua. No! Sì, stai rosicando. Non posso rientrare. Perché non puoi rientrare? Dovete invitare. Aspetta, sei stato piccato. No. Ti invito io. C'è tipo il cannone che guarda in giù, quello del... quando sparo devo... Cioè, ti ho fatto colpo con la quella, anche sto scurone. Dai, entra. C'è quello con le nostre. Ah, yeah. Chi è Luis, tu barbo? Allora, ti ho sparato. Oh cazzo! È lui. Chi è Luis? È lui. Chi è lui? È lui. Mi ho preso un caffè prima di buttare. Ma l'hai detto P47. No, volevo prendere banana. Oddio, una bomba! Ho capito. Ho preso Giuseppe. Adesso anche banana. No, che palle, l'ho fatta malissimo. Ah, eri tu, basta. No! Oh, ma sto crucco pazzo deve morire, P47. Ah, ok. Continuate a uccidere Gerardo. Oh, ma quanti? Non si passa qui. È bello che ci sono io che mi sto schiantando su. Jackie, preparati a ricevere tre siluri da 1000. Scappiamo, Jackie, scappa. Adesso ti affondo. scappa Jack, questo mare di sabbia, questo mare di sabbia. Stiglitz, oh porca puttana, non ho idea. Emanuele Donisi, non ho assolutamente idea. Cazzo mi spari, non ha parlato della Austin, infatti io scappo. Oh, sta dato fuoco. Ma non ci credo, pilota un viaggio, minchia, grave. Ho provato a lanciarti il razzo. Aia. È giusto. Ho brucio. Grazie. Hanno detto da quelli non che voleva. Ok, sono sicuri armati. Succhiamolo. Via i siluri. Madonna. Oh Gesù Cristo, porca di quella troia. stavo manovrando per andare a tirare sui carri. Devo provare a lanciarti un razzo. Non farlo. A chi dici? Aspetta.
Siamo amici. Ucciso Ricky, ma non so. We are obiettivo antiaereo. Mi spiace, Zach. Ma Luis l'ho incendiato, non muore. Oh! Ops. Siamo impazziti? Ma mi ha fatto un filo che non avete idea con i razzi. Mi spiace, Jarl, sono venuto qui per bombardare nemici e amici, e i nemici sono finiti. Il tempo dei nemici. In realtà sono respawnati i nemici. Ora non ho più bombe. Aspetta, chi è questo? Chi è questo? Chi è questo? È un biplano. Ciao. 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 Ciao banano. Sono due biplani quelli che ho in coda. La cosa bella. Perché lo dici con questa aria schifata? Attenzione. Perché io ho un lato certo. Qua. Pensi che io non ti abbia visto, ma in Jerry, realtà. Lo sai qual è la cosa interessante? Sì. La mia specialità. Che la volta scorsa con la stessa bomba nello stesso punto mi hai guardato la casa in giro, mi hai messo in fiamme. Che cazzo sto guardando? Ah, beh. La prossima la bomba risale su e mi ammazza. Beh no, però devo sistemare la mira allora. Sì, sì, l'avevo visto che stava andando. Ma mi devo abituare a bombardare in funzione. No, per Swiss. Signori, volete che vi aiuti con le 7-7? Non sarà facile. Vabbè, cioè, sarà 2-7-7, ma... volete, ma non so io. Ma t'ho fatto qualcosa almeno, cazzo. Aereo disabilitato. Aereo disabilitato. Il Big Daddy disabile. Ti ho sparato 20 missili, cazzo. Non sei morto. Non sei neanche morto. Ehi tu, vieni in fronte alle... No, no, se ne va. Rip. Chi è questo piccolo centonosi? Aspetta che bombardo Yarl dopo. E invece? Mi sa che mai sa. Non mi hai ucciso. Io non so chi mi abbia mandato in fiamme, ma sappia che quello lì sappia che mi ha ucciso. Beh, frate, io voglio sa che è orribile. Dai, ma lasciatemi stare. Basta. Sì, ma che palle. Provare a beccarti con i razzi. Vlad fa sempre il kamikaze. Sono una fiammella. Cosa ti aspetti, Vlad? Sono una fiammella, amici. Dai, vuoi giocare allora alla rocca? Ok. Adesso sono morto. Adesso parlo di Saber. Ma aspetta che sto... ma aspetta che come sto... cazzo ho fatto? Oh! No. Sto sul deck a 600 razzi. No! Giuro che... Mi è venuto per aiutarvi, ma... Ti sono piaciuti un po' di missili nel culo, Gerardo? No. Ma non ti ho fatto no, un cazzo. Vabbè, poi c'è sempre quell'altro frocio comunista del culo. Oh, vedo un saber. Vedo un saber e vedo il terreno molto più vicino del saber. Anche la rata l'ha visto. Molto maledetto che continua a spararmi i razzi. Che laido schifoso. No, ma non può spara tutto. Munizioni vuota, dai. Mi spiace. Oh, già. Ce l'abbiamo mangiata. Andiamo a cappare due punti così ognuno si può rifornire. Oh, posso popolare? Sì. Vai, io prendo il BTC. Io a cappare un punto. Oh, oddio, la rata. No, via da me. Sarà arrivarci a chi è la rata? Tranquillo. Il mio incubo. Proteggo io. Rocca, cos'è quello? Riccardo oramai la rata. Oddio, cos'è? Vieni sotto, vieni sotto. No, presente se c'è sotto. Laido. Dov'è? Dico solo che è grossa quanto un motore dell'aereo. E lo sto anche prendendo, bra. Anche se c'ha... Jack, allora vuoi su... Come ciao, fai a prendermi in faccia? Ero già per C. Madonna, devo usare l'aerofreno. O siete due simpatici? No, fatemi sganciare! No! Ho catturato la C. Vabbè, io... Vaffanculo! Volevo cappare C, senti! E invece... Ciao Vladdy! Ciao! Luxuria! È giunta l'ora di cambiare spawn perché si aspetta. Cicciolo mascherato, il tuo tempo è giunto. No! Non si tocca al cicciolo mascherato! Ma sono... It's treason, 500 mascherato.
It's treason. Ma io mi volevo capire. No, non capate, oh. Qualcuno prende me. Adesso vado a decappare. Voglio scappare il suo rischio, cioè. No, banane. Scusa, volevo solo farti colpo, ma mi sono distrutto con un colpo. Jerry, non è modo, non lo dico. Aspetta, devo provare. No, Vlad, non t'azzardare a farlo. No. Ti devo lanciare tutta persona. Guarda, quello che spara i bomboni. A tradimento. Io devo cappare, ragazzi. Perché mi ucciderei più Gerardo che i miei nemici? Perché io non li vedo, capito, quindi. Vlad, vieni a cappare con me. Vedo una cosa grossa. Dove sei? Cosa grossa? Vieni qua, cosa grossa. Dove sei? Io sono l'unico spottato. Questa è la realtà. Però Vlad, mi raccomando, occhio ai cactus. Ma quello cugino va a occhio ai cactus. No, non sei morto! No. Come hai fatto a non morirci? Non mi hai fatto niente. Basta, Vlad! Non le prendo 5.000 kg! Maledetto. No. Cazzo, c'è un salto. Bersaglio agganciato. Dai, che palle. Oh, a te cappate, ma no. No, gli stavo andando a cappare. No, l'ho fatto per Puccino. Eseguire. Però Bersaglio battuto. Cos'erano sti qua? Ah, sì, era solo un picetotto. Ok, io sono con il carro. Non mi bullizzate. No, io ho sganciato su un carro. Ho sganciato su un carro morto. Cioè, finto morto. Prenditi il carro. No, ma sta finendo. Prenditi il one. Vieni da me. Riparazioni. Tutte persone. Che merda. Sì. Aspetta, dove... Ah, eccoti là. Aspetta che vengo anche io. Devo capire un attimo. Ma che cazzo. Cosa? Chi è stato? Stavo cappando. Ciao, perché? No! No! Madonna, come ti ha missato? No, è finita. Meno male. Io e Giuseppe premi più punti. Io quinto, faccio le ballate. Vittoria molto meritata. Vittoria non ti lascia. Io non ho fatto 18 battimenti, però. E mi sa che questa è da Survivor. Vai, facciamone un'altra. Ma no, basta. Basta. Comunque, dai. Da notarsi che io ho ucciso più aerei con il Leopard che con la Kugel. Allora, Loris, salutiamo i ciccioli. Sì, io volevo innanzitutto ringraziare tutti i giocatori perché stasera è stata molto bella. È stata veramente una serata divertente. Ringraziamo anche tutti i ciccioli che ci hanno seguito questa sera. L'appuntamento con il terzo episodio dedicato alla serie di Axis vs. Allies to War Thunder è lunedì prossimo alla stessa ora, sempre alle ore 21, con la battaglia aerea di Guadalcanal, Stati Uniti contro i cocchini giapponesi. Mentre invece con le live, ragazzi, domani sera, ore 21, inizia il roleplay di Stellaris. No, quindi... scaricate le vostre fidanzate dalle 9 alle 11, castigatele dopo e alle 9 domani sera ci vediamo anche qui. Prima. Buonanotte anche prima, dopo, anche il chinotto durante, ma questi sono fatti vostri. Io vi do la buonanotte e ci vediamo domani sera. Ciao. 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 Ciao.